di acquisire quelle competenze che difficilmente si possono trasferire da una cattedra, no? Quelle competenze che vanno acquisite sul campo, perché è fondamentale per noi dare la possibilità a questi ragazzi di svolgere dei stagi, dei tirocini nel mondo del lavoro, respirare l'aria che si respira fuori dalle aule dei tribunali, comprendere appieno come funzionano le istituzioni e il poterlo fare con una borsa di studio, devo dire che è un valore aggiunto non da poco. Non sono un esperto del tema che dobbiamo trattare oggi, ma diciamo l'esperienza che offriamo agli studenti riguarda la massimazione. Da inesperto posso dire che anche qui il valore culturale e professionale è molto grande perché daremo loro l'opportunità di leggere, analizzare diverse sentenze, comprenderle, sintetizzarle, identificarne il principio di diritto e credo che nel progetto ci sia anche poi l'idea di renderle fruibili in futuro. Quindi credo che diciamo, la partecipazione a un progetto che tende a rendere la giustizia sempre più equa ed efficiente sarà un motivo di soddisfazione per gli studenti ed è un motivo di orgoglio per noi. Voglio concludere ringraziando tutti i relatori nella giornata di oggi, prima di tutto gli ospiti, il consigliere Andreazza e il professor Rasia. Ringrazio ovviamente il direttore del Dipartimento Saverio Ricci, il presidente del corso di studio di giurisprudenza Mario Savino, le colleghe Rosa Ruggero e Gina Gioia che oltre a garantire attività di docenza e di ricerca di assoluta qualità sono sempre disponibili nell'organizzare attività di integrazione col territorio. Poi saluto tutte le persone che sono intervenute, vedo il presidente Panzani, mi fa molto piacere e lo saluto con grande affetto, il nostro ex rettore nonché amico Alessandro Ruggeri, tutti i colleghi stavo per dire collegati, ma le due parole non tornano. Comunque, tutti i colleghi presenti oggi virtualmente in questo evento, sono molto contento e ascolterò con attenzione, quello che ci diranno i relatori. Grazie a tutti. Grazie molto Stefano per i tuoi saluti e per il supporto che insieme ad Alessandro avete sempre garantito alle nostre iniziative. A questo punto do la parola alla Presidente del Tribunale, la dottoressa Maria Rosaria Covelli, che saluto affettuosamente e ringrazio perché davvero, devo dire, da quando è alla Presidenza del Tribunale sono state innumerevoli le occasioni di collaborazione che finalmente siamo riusciti a instaurare con questa importante istituzione, importante in generale, ma importante poi in particolare per un percorso come il nostro, quello giuridico, che, come si diceva prima, non può vivere solo di libri e norme astratte non calate in un contesto specifico. E quindi il contatto con il Tribunale in generale, con gli operatori del diritto, e qui colgo l'occasione anche per salutare il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Prosperoni, sono contatti per noi vitali, ecco, per far crescere bene i nostri studenti e creare quel virtuoso collegamento che ci deve essere con le istituzioni principali che fanno diritto nella realtà nella quale viviamo. Quindi do la parola alla Presidente Covelli e la ringrazio ancora una volta per essere intervenuta. Mi sentite? Sì. Ah, perché a me è scomparso il video completamente. Però la sentiamo, eh? Mi vedete? Sì, la sentiamo e la vediamo. Aspetti, ancora no. Eccoci qua. Grazie, professor Savino. Sono davvero felice di questa iniziativa. Grazie a lei, grazie al professor Ubertini, con il quale continua questa condivisione, questo percorso virtuoso già iniziato col professor Ruggeri. E grazie alle professoresse Gioia e Ruggero, con cui abbiamo molto lavorato, al fine di questa importante convenzione. Grazie al professor Ricci e
e naturalmente al dottor Lazzari, perché il dottor Lazzari ha accolto con grande entusiasmo questa nostra proposta di stipulare questa convenzione, che è una convenzione particolare, perché a quanto mi risulta è una convenzione un po' speciale, perché da un lato prevede il tirocinio in tribunale di studenti, d'altra parte questo tirocinio è preceduto dall'esperienza di laboratorio e quindi da una preparazione specifica, e poi l'erogazione delle borse di studio. Quindi è una convenzione, è un'occasione speciale. Il laboratorio, come ha già anticipato il professor Savino, fondamentalmente è una seconda edizione, perché noi abbiamo già sperimentato un tirocinio e abbiamo già stipulato l'anno scorso un protocollo che prevedeva l'attività di massimazione, e quindi già abbiamo avuto studenti che hanno, insieme con i tutor universitari e con i giudici, hanno iniziato a massimare le nostre sentenze. Ora, gli obiettivi sono davvero importanti, perché da un lato il fine è quello di far sì che gli studenti che saranno futuri avvocati, magistrati, ricercatori, giuristi, insegnar loro a leggere una sentenza, a comprenderne il ragionamento giuridico attraverso l'analisi della motivazione che è alla base della decisione, estraendo il principio di diritto in relazione, in collegamento al caso di specie. Dall'altro, ed è qui per noi l'importanza di questa attività, è quella di cominciare sempre di più a creare una rete di precedenti, una rassegna di massime dei provvedimenti del Tribunale ai fini della conoscenza, o meglio della conoscibilità quantomeno, degli orientamenti dell'ufficio giudiziario. Questo per noi è molto importante. Come saprete, in Italia ancora non abbiamo una banca dati di merito. Esiste una banca dati della giurisprudenza di legittimità, delle pronunce del giudice amministrativo. Non abbiamo tuttavia una banca dati di merito relativa né alla giustizia civile, tantomeno alla giustizia penale. E questo purtroppo incide negativamente in quella che viene chiamata la imprevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali, perché la loro conoscenza o la loro conoscibilità è alla base di una tendenziale uniformità, perché naturalmente una volta creata la rete di precedenti e addirittura trasfusa in massime quindi diciamo con una agile lettura e comprensione del precedente, questo non solo ha un effetto di persuasione sul giudice chiamato a decidere una futura controversia, ma ha anche l'effetto sui terzi di far prevedere il futuro orientamento dei giudici, e questo è molto importante, cioè la prevedibilità della decisione, perché la prevedibilità della decisione poi ha una ricaduta estremamente rilevante sia sul contenzioso sia sulle possibilità di conciliazione alla base di tante controversie. Ora, io mi sono laureata in diritto comparato e ho avuto il privilegio alla Sapienza di seguire gli insegnamenti del professor Gino Gorla, e lui era davvero per lui un grande insegnamento, e che aveva poi trasfuso in quaderni del Foro Italiano negli anni 60, in cui già allora lui affermava l'importanza della conoscibilità delle decisioni delle corti ai fini della certezza della giurisprudenza. E questo naturalmente tanto più in una situazione attuale in cui, soprattutto poi nella giustizia civile, il legislatore spesso, si pensi alla materia dei diritti fondamentali, tarda a legiferare, a regolamentare delle situazioni, e quindi poi il giudice, e il giudice del merito in particolare, che poi è quello che naturalmente su cui impatta per primo la controversia, ed è il primo che deve affrontare il caso di specie e affermare
la regola. La cosa importante, diciamo, anche di questa esperienza è quella cercheremo di far espletare il tirocinio sia con riguardo alla giustizia civile sia con riguardo alla giustizia penale. Io a Roma già, quando ero a Roma e presiedevo una sezione, avevo già con i tirocinanti e con l'aiuto dei giudici, ma non certo con questa meravigliosa organizzazione e di condivisione con università e fondazione bancaria, avevamo, diciamo, redatto delle rassegne di giurisprudenza che sono ancora sul sito del Tribunale di Roma, delle rassegne molto importanti in settori estremamente importanti. Però devo dire, questa esperienza, mentre riuscimmo a farla nella giustizia civile, non fu mai possibile farla nella giustizia penale. E quindi sarà molto interessante, perché anche i giudici penali poi di Viterbo sono pronti ad accogliere i tirocinanti al fine di far massimare le loro sentenze. Per adesso siamo riusciti con i giudici del lavoro a elaborare già una rassegna di massime, quindi di orientamenti giurisprudenziali in tutto il settore lavoristico e previdenziale, e questa rassegna di massime è già pubblicata sul sito web del Tribunale ed è già, diciamo, un piccolo prodotto di quel protocollo che avevamo già stipulato con l'Università della Tuscia. E un'ultima cosa, credo che naturalmente le professoresse lo diranno meglio di me, la elaborazione delle massime non si limiterà alla estrapolazione del principio di diritto, ma riguarderà anche la ricostruzione del caso di specie, e poi sarà anche arricchita dai richiami alla giurisprudenza di legittimità, di merito e anche alla dottrina. Anche, diciamo, per confermare, per valorizzare sempre quel rapporto giurisprudenza e dottrina che poi è alla base di una buona giurisprudenza, anche diciamo, non solo di quantità ma anche di qualità. E quello che un'ultima cosa, queste rassegne innanzitutto saranno finalizzate a far emergere gli orientamenti giurisprudenziali nella materia del settore bancario, finanziario e del settore fallimentare, concorsuale e del sovraindebitamento. Quindi innanzitutto i ragazzi saranno chiamati a elaborare le massime in relazione a questi settori. E a questo punto io ringrazio ancora tutti, ringrazio il dottor Lazza, ringrazio il magnifico rettore, ringrazio il professor Savino, le professoresse, e un grande augurio di buon lavoro, un grande in bocca al lupo. Seguirò anch'io con interesse le relazioni degli autorevoli relatori partecipanti. Grazie. Grazie a lei, Presidente Covelli. Consentitemi di fare una piccola chiosa, perché io ricordo che l'idea della massimazione nacque proprio su iniziativa della Presidente Covelli, e quello che ci ha appena detto chiarisce il senso. Per noi, dal punto di vista del corso di giurisprudenza, è una grande opportunità per i nostri studenti di coniugare, come dire, law in the books e law in action, quindi il diritto in azione, di conoscerlo facendo un'esperienza in tribunale, quindi è l'ideale completamento del percorso di studio che si fanno presso di noi. Però dal punto di vista del tribunale e soprattutto di chi lo dirige, è uno strumento importantissimo di razionalizzazione anche delle decisioni e quindi di individuazione degli orientamenti che indirettamente esercitano, come dire, un vincolo, rappresentano un vincolo per chi decide prende la decisione sulla stessa materia il giorno dopo. Ecco, questo è un punto secondo me molto importante che non fa che confermare i meriti e la lucidità della Presidente attuale del Tribunale, che si preoccupa appunto di valorizzare non solo le risorse locali degli studenti, ma anche farlo per uno scopo di buon andamento amministrativo e di politica giudiziaria
dell'istituzione che dirige. Quindi davvero grazie e complimenti. Passo la parola ora al dottor Marco Lazzari, che è presidente della Fondazione Carivit, che ci tengo a ringraziare particolarmente perché questa ultima novità per noi molto importante di poter bandire delle borse di studio per studenti che si dedichino a questa opera doppiamente meritoria, come dicevo, meritoria dal punto di vista della formazione, ma meritoria anche dal punto di vista della funzione a supporto, diciamo, della direzione del Tribunale. Ecco, questa è un'operazione molto importante e dobbiamo quindi alla generosità della Fondazione Carivit e alla sensibilità di chi la presiede questa grande opportunità che ci viene concessa e che viene concessa ai nostri studenti. Dottor Lazzari, a lei la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per tutto quello lì che avete detto a favore della Fondazione. Non farò altro che riportare ai nostri organi deliberativi le vostre relazioni, i vostri ringraziamenti, ma tutto sommato siamo noi che ringraziamo sia la Presidente del Tribunale che saluto, che è il magnifico Rettore che ugualmente saluto, il Professor Ricci, il Direttore del Dipartimento, il Professor Savino, la Professoressa Gioia e la Professoressa Ruggero, che poi si sono occupati di questa attività. E li ringrazio sostanzialmente per un motivo, perché ci date la possibilità alla Fondazione di poter associare il nostro nome, quindi la nostra funzione, a questa opera che tutto sommato è un'opera particolarmente meritoria. La descrizione è stata fatta abbondantemente da parte della Presidente del Tribunale, che ha spiegato qual è l'obiettivo fondamentale di questa convenzione, quindi qual è l'obiettivo che noi intendiamo perseguire. La cosa importante che noi vediamo all'interno di questa operazione è quella di dare la possibilità agli studenti di poter operare all'interno di un organo particolare che è quello del Tribunale, di poter operare all'interno di un settore particolare che è quello della massimizzazione. Non è scontato, massimizzare le sentenze significa avere una capacità di sintesi e soprattutto avere una capacità di leggere quello che è il contenuto delle sentenze e poterle trasferire all'interno di uno scritto, diciamo, di un carattere abbastanza breve, e di poter mettere a disposizione di tutte le persone che vengono in contatto con il Tribunale, quindi in questo caso avvocati, giudici ed eventualmente anche altri soggetti, di poter capire qual è l'orientamento soprattutto del Tribunale di Viterbo. Non entro nel merito delle operazioni, posso immaginare semplicemente quale può essere l'effetto complessivo, io che sono un commercialista, se per caso questo tipo di operazione si potesse ampliare ad esempio alla giustizia tributaria. In questo modo ritengo che sarebbe un'operazione molto importante, soprattutto per evitare una certa quantità di contenziosi e per dare in modo la possibilità a tutti, specialmente ai contribuenti, così come agli uffici, di poter arrivare magari ad utilizzare in maniera molto più importante gli istituti deflattivi del contenzioso, tipo la conciliazione o il concordato, che si presentano delle operazioni, diciamo, che possono essere realizzate. La Fondazione ha partecipato veramente con entusiasmo a questa iniziativa, ha messo a disposizione quello che era stato richiesto per quanto riguarda le 14 borse di studio. Siamo consapevoli del fatto che nessuna borsa di studio modificherà più di tanto la struttura, diciamo, economico-finanziaria delle persone alle quali verranno assegnate, anche perché si tratta di borse di studio, diciamo, di carattere abbastanza contenuto, però in ogni caso l'obiettivo nostro è quello soprattutto di dare un supporto ed una rilevanza agli studenti che possono realizzare, che possono quindi utilizzare questo strumento. Condividiamo appieno la struttura del bando che è stato predisposto, e questo fa parte tra l'altro della nostra attività. Noi gestiamo quasi tutte le nostre attività tramite delle operazioni con bandi, e questo ci viene riconosciuto e ci viene soprattutto fissato da parte di un protocollo che noi utilizziamo, in particolare il protocollo dell'ACRI, che è la nostra associazione di categoria nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Queste 14 borse di studio occuperanno tutto l'arco delle attività che possono essere svolte all'interno del Tribunale. Siamo contenti che questo tipo di attività venga svolta nei confronti dei laureandi e dei laureati in giurisprudenza, così come due borse vengono destinate in particolare a laureandi o laureati in materie economiche, che avranno la possibilità anche loro di poter utilizzare questi strumenti e quindi di poter partecipare a questa iniziativa. Grazie ancora di tutto, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, dottor Lazzari, grazie ancora una volta. Io a questo punto lascio la parola a coloro che hanno tessuto la tela, quindi alle professoresse e care colleghe Gina Gioia e Rosa Ruggero, andiamo in ordine alfabetico, quindi chiederei alla nostra docente di diritto processuale civile di introdurre il tema e poi passiamo invece la parola a Rosa Ruggero che completerà il discorso. Gina, a te. Allora, grazie a tutti intanto di essere qui. Mi perdonerete se insomma, dovrò, diciamo così, assentarmi perché purtroppo non conosco bene il mezzo e si continua a chiedere l'accesso e quindi io devo dare l'accesso agli altri partecipanti. Quindi vi ringrazio infinitamente per partecipare a questo nostro convegno. E sull'importanza della convenzione è stato già detto tutto. Io vorrei ringraziare gli studenti che già lo scorso anno hanno aderito con grandissimo entusiasmo, anche senza la prospettiva che hanno invece quest'anno su una borsa di studio per la massima azione. E anche quest'anno alcuni studenti parteciperanno a questa attività senza avere una borsa di studio perché non hanno ancora i requisiti. Quindi noi, in questo ringrazio moltissimo il professor Savino che incentiva l'idea dell'imparare facendo. Infatti gli studenti ci premiano in questo senso perché aderiscono con grande interesse. Anzi, quest'anno, visto che abbiamo dovuto rinviare, gli studenti continuavano a chiedere ma quando cominciamo la massima azione, quindi veramente grande interesse. E quello che una piccola riflessione, in realtà gli spunti di riflessione sulla massimazione delle sentenze possono essere tantissimi, ma io vorrei soffermarmi su una funzione nomofilattica che le massime possono avere. Ovviamente la funzione nomofilattica è attribuita alla Cassazione, ma in realtà, come già diceva la Presidente Covelli, grazie Presidente Covelli per tutto quello che ha fatto per questo progetto, e come diceva anche il professor Savino, la funzione che possono avere le sentenze di merito è anche una funzione di precedente. E quindi le sentenze del giudice di merito non hanno, diciamo, la funzione primaria di creare il principio di diritto, come per legge alcune sentenze della Cassazione, ma hanno la funzione primaria di dare la giustizia. Di fatto, però, creano dei precedenti per cui gli altri giudici possono attingere, possono riferirsi, soprattutto quando ne discutiamo perfino stamattina con la Presidente Covelli, e soprattutto quando anticipano il legislatore, cioè quando prendono posizione su alcune situazioni giuridiche soggettive che prima non erano state tutelate, che prima non avevano avuto tutela. Quindi soprattutto quando queste decisioni vengono massimate e quindi viene dato rilievo e importanza attraverso anche i nuovi mezzi, ormai neanche più così nuovi, ma insomma quando vengono messe in internet, come ha in animo questo progetto, ovviamente diventano dei precedenti che possono essere presi in considerazione anche da altri giudici. E allora il riferimento che un altro giudice, un secondo giudice fa a quello, alla sentenza del giudice precedente, non avviene in maniera acritica attraverso il copia e incolla della massima all'interno della sentenza che il giudice andrà a scrivere, ma come avviene attraverso l'integrazione della motivazione, quindi
non del principio, ma del ragionamento fattuale e di diritto nei limiti della compatibilità, come certamente dirà molto meglio di me il collega Rasia, che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Quindi il meccanismo motivatorio, anche con i suoi distinguish, è quello che, come diceva Capograssi, fa di una sentenza, quindi è quello che permette di rompere il soffitto di cristallo che il recepimento acritico potrebbe formare e che quindi permette al giudice di essere giudice e non burocrate e al lebendiges Recht di essere vivo e non dormiente. Io finisco qui, ringrazio tutti, e ringrazio la carissima collega Rosa per aver condiviso il lavoro di questa organizzazione, e ringrazio anche il dottor Andreazza per aver accettato il nostro invito, e ringrazio il rettore ovviamente e il dottor Marco Lazzari per aver finanziato questo progetto e per averci creduto ovviamente, e ringrazio voi per la pazienza. Per gli studenti daremo i laureandi sul progetto daremo ulteriori delucidazioni alla fine della conferenza. Grazie a te Gina. Sì, ricordo tutti i partecipanti, ma in particolare gli studenti che abbiano interesse per acquisire ulteriori informazioni, se c'è la possibilità di farlo. Gina, forse se potessi chiudere il microfono perché sento un rimbombo, grazie. C'è la possibilità per chi voglia, in particolare per gli studenti direttamente interessati, poi di fermarci in un question time supplementare alla fine di questa di questo pomeriggio di studio. Intanto rilevo con grande soddisfazione che stiamo sfiorando i 70 partecipanti, siamo a 69 in questo momento, quindi in realtà volavamo molto più basso quando, partendo con 35 partecipanti, pensavo che avessimo già raggiunto il tetto. Quindi sono molto contento del successo di questa iniziativa, segno che dell'interesse non solo degli studenti, ma anche noto la presenza di molti altri colleghi, saluto il professor Illuminati, il professor Cassarino, anche colleghi di altri Atenei, non solo colleghi giuristi, non solo colleghi non giuristi di Ateneo, ma addirittura colleghi di altri Atenei. Ringrazio tutti quanti, vedo anche dei dottorandi che saluto, ringrazio tutti quanti per l'attenzione che stanno prestando a questa iniziativa. A questo punto do la parola alla nostra processual penalista, la professoressa Rosa Anna Ruggero, che ha insieme a Gina fatto crescere questa iniziativa. Prego Rosa. Grazie Mario, per me è un grandissimo piacere essere qui oggi e devo dire che tenevamo moltissimo a questa iniziativa. E abbiamo investito molte risorse in questo progetto con Gina, con la presidente Covelli, avendo sempre il sostegno dell'Ateneo e del Dipartimento. E ci dispiaceva che la vicenda che ci ha colpiti tutti potesse rallentare questo progetto, per cui siamo oggi tutti veramente felici di ritrovarci, perché crediamo davvero che questa sia una importante occasione per i nostri studenti e per i nostri laureati, i nostri neolaureati. Nel ringraziare i relatori, ringrazio moltissimo il consigliere Andreazza che ci ha dato sin da subito la disponibilità a partecipare e che l'ha confermata anche con questa modalità, e stessa cosa per il collega Carlo Rasia dell'Università di Bologna. E prima di dare però la parola ai nostri relatori, mi permetto qualche considerazione sulla importanza di questo laboratorio nella prospettiva sicuramente degli studenti
E però, come diceva la Presidente Covelli, anche nella prospettiva del contesto in cui la nostra università si muove. Io credo che questo laboratorio sia fondamentale per chi lo frequenta, perché i ragazzi hanno la possibilità di mettere davvero, mi perdonerete l'espressione poco tecnica, le mani in pasta, cioè loro possono lavorare direttamente sulle sentenze e possono compiere un'operazione che secondo me è fondamentale, a cui probabilmente siamo sempre meno abituati. Io non ignoro, lo diceva anche la Presidente Covelli, non ignoro che certamente l'attività di massimazione di una sentenza di merito ha delle caratteristiche diverse rispetto alla massimazione di una sentenza di legittimità. Ne parlavamo anche lo scorso anno durante l'inaugurazione della prima edizione del laboratorio. Non sempre nelle sentenze di merito c'è il principio di diritto e quindi chiaramente la massima di una sentenza di merito deve raggiungere un obiettivo diverso. L'anno scorso il consigliere Fidelbo, che ricopriva la carica di vice direttore del massimario, che oggi è del consigliere Andreazza, ci diceva per le sentenze di merito ha probabilmente soprattutto senso scrivere dei report. Ecco, io credo che per i nostri studenti, per i nostri neolaureati, sia un esercizio straordinariamente importante quello di cimentarsi nella redazione di un report, di una individuazione di quelli che sono i passaggi fondamentali della sentenza. Probabilmente noi non siamo più abituati a selezionare anche in un prodotto giuridico ciò che è rilevante. E invece la massimazione, l'attività di massimazione costringe a individuare in un provvedimento giudiziario ciò che è rilevante. Dicevo qualche giorno fa, parlando con qualche collega, che siamo sempre meno abituati, forse non noi, perché noi questo tipo di esperienza l'abbiamo fatta, e soprattutto i giovani, sono meno abituati al riassunto, che secondo me è un prodotto che andrebbe recuperato nelle scuole, perché il riassunto insegna a selezionare ciò che è importante, ciò che è rilevante, nella nostra prospettiva ciò che è rilevante ai fini del decidere. Non solo, io credo che l'altra funzione fondamentale della massimazione sia quella di insegnare ancora di più l'importanza del linguaggio scientifico, del linguaggio giuridico. Io credo che sia fondamentale, sia una nostra missione quella di condividere con gli studenti l'importanza della padronanza del linguaggio. Talvolta quando mi confronto con chi frequenta il mio corso, ammetto di essere un po' pedante quando si tratta di linguaggio, ma dico anche che nella nostra materia l'impiego di una parola piuttosto che di un'altra ha un peso, le parole hanno un peso e bisogna imparare a saperle impiegare adeguatamente. Ecco, l'attività di massimazione secondo me può raggiungere anche questo scopo. Non solo, sempre nella prospettiva degli studenti, io credo che l'attività di massimazione dia l'idea della importanza della interpretazione. La legge non esiste senza interpretazione e interpretare significa adattare al caso concreto. Da questo punto di vista l'esperienza della massimazione è formidabile. Noi l'anno scorso, lo ricorderà la Presidente Covelli, lo ricorda sicuramente Gina, abbiamo fatto una scelta, come peraltro faremo anche quest'anno, di selezionare alcuni settori. Per quanto riguarda il penale, avevamo deciso di occuparci di ambiti in cui c'erano delle novità normative o avevamo deciso di occuparci di istituti che avevano soprattutto
appunto possibilità di essere, di trovare una interpretazione nell'ambito della giurisprudenza di merito. Per esempio, ci siamo occupati molto della massimazione delle sentenze che avevano prosciolto per particolare tenuità del fatto, o che avevano negato l'applicazione di questa causa di non punibilità. Mi rivolgo ad addetti ai lavori, quindi non devo certamente dilungarmi sulla particolare tenuità del fatto, è un modo per definire il procedimento con il proscioglimento quando appunto il fatto, pur essendo stato commesso, viene giudicato particolarmente tenue. Ecco, nonostante i nostri ragazzi, e devo dire questo è un merito del nostro corso di laurea, siano abituati a mettersi a confronto con le sentenze, ecco, in quel caso per loro è stato fondamentale vedere come la particolare tenuità del fatto opera concretamente. Quindi quando i giudici del Tribunale di Viterbo riconoscevano l'esistenza di questa causa di non punibilità, e con l'interpretazione che si adatta al caso concreto. E ancora, ultima considerazione, e qui torno a quello che diceva la Presidente Covelli. A mio avviso questa è una importantissima occasione per gli studenti, ma è una bellissima opportunità anche per il territorio. Noi, lo diceva la Presidente, abbiamo intenzione di raccogliere queste massime, e le massime certamente renderanno maggiormente conoscibile l'orientamento del Tribunale di Viterbo in alcuni settori. Oltre al profilo di cui diceva Giorgina, secondo me ce n'è anche un altro. Le sentenze, è noto, vengono pronunciate nel nome del popolo italiano, e quindi è corretto, a mio avviso, che si incentivi una forma di conoscenza delle decisioni dei giudici da parte dei consociati. E io credo che rendere maggiormente conoscibili, più trasparenti le decisioni, rafforzi il sentimento di fiducia che deve esistere tra chi amministra la giustizia e chi è amministrato. Non sarà un'operazione semplice, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, massimare non è attività facile, non lo è per niente, ce lo dirà meglio certamente il consigliere Andreazza. Però gli studenti, i laureati potranno certamente contare sul nostro aiuto, sull'aiuto dei magistrati affidatari, e soprattutto sull'aiuto importante, sulla guida sempre lucida della nostra Presidente Covelli, che davvero è stato il motore del progetto. Io mi auguro, il Presidente Lazzari qualche tempo fa auspicava un incontro a fine massimazione per festeggiare appunto la conclusione del progetto e per consegnare gli assegni ai vincitori delle borse di studio. Ecco, io credo che sarà ancora più bello potersi rincontrare, perché finalmente potremo farlo di persona. Grazie, e grazie ai nostri ospiti, e grazie a Mario, al direttore Ricci e al rettore Ubertini, che sin dall'inizio ha fortemente sostenuto questa iniziativa, quest'anno come l'anno scorso ha fatto il nostro, come diceva Gina, amato ex rettore Ruggeri. Grazie. Grazie a te Rosa. Ora, prima di dare la parola al consigliere Andreazza, consentitemi anche di portare un saluto ai tanti magistrati che ci onorano della partecipazione a questo incontro, dal presidente Panzani ai magistrati della Cassazione, dottor Conti, Giacalone e alla dottoressa Tripoccione, che ci farà il grande regalo di tenere anche una lezione
nell'ambito del percorso formativo che abbiamo messo a punto. A questo punto do la parola al consigliere Gastone Andreazza, che ricordo a beneficio di tutti, è consigliere della Corte di Cassazione, è stato dal 2007 al 2012 magistrato dell'ufficio del massimario penale presso la Corte di Cassazione e dal novembre 2018 è vice direttore dell'ufficio del massimario settore penale. Quindi, come dire, l'istituzione dalla quale dobbiamo apprendere per mettere a punto un metodo di qualità scientifica da trasmettere ai nostri studenti. Prego, consigliere Andreazza, può intervenire a questo punto. Sì, grazie, buonasera. Spero che mi vediate, perché io purtroppo ho sentito le voci fino adesso molto disturbate, quindi spero che invece la mia giunga forte e chiara. Ringrazio. Sì, la sentiamo bene. Non la vediamo, ma la sentiamo bene. Strano, perché ho attivato la videocamera, ma evidentemente non c'è qualcosa che non funziona. Mi sentirete soltanto in voce, no? Meglio. No, allora, intanto volevo ringraziare per l'invito che ho accolto con molto piacere. Mi fa molto piacere essere tra di voi, partecipare a questa iniziativa che trovo molto importante, anche per le cose che dirò successivamente. Io, siccome so di non avere molto tempo, ed è giusto che sia così, allora vorrei sostanzialmente iniziare spiegando innanzitutto perché esiste il massimario, perché capendo e comprendendo perché esiste l'ufficio di massimario, credo che si riesca anche a comprendere bene la ragione di un'attività di massimazione. Come voi sapete, la ragione dell'istituzione dell'ufficio del massimario e del ruolo, perché così si chiamava, ufficio del massimario del ruolo presso la Corte di Cassazione, è strettamente connessa con la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Credo dire che la funzione nomofilattica si eserciterebbe in termini, come dire, molto più ridotti se non esistesse l'ufficio del massimario. Come voi sapete, il segno normativo, l'indice normativo dell'esistenza dell'ufficio del massimario, la troviamo nell'ordinamento giudiziario, dove non a caso abbiamo due norme che sono abbastanza contigue tra di loro. La norma che prevede che tra le attribuzioni della Corte di Cassazione vi debba essere quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, e la norma, l'articolo 68, che prevede appunto che sostanzialmente sia previsto l'esistenza dell'ufficio del massimario, che ha come compito quello di seguire l'attività giurisdizionale delle varie sezioni, di cogliere le concordanze e di segnalare le difformità attraverso l'esame metodico delle decisioni e delle motivazioni. Questa esigenza, che peraltro si era già posta fin dal 1923, ed è addirittura nel 23 che si coglie, come dire, con molta lungimiranza, devo dire, si coglie la necessità che all'interno della Corte esista un ufficio che in qualche modo cerchi di trarre le fila del percorso della giurisprudenza di legittimità. Questa prima genesi dell'ufficio di massimario viene poi appunto in qualche modo consacrata da quanto previsto dall'ordinamento giudiziario nell'articolo 68. Quindi ricordo che Calamandrei definiva il massimario come un osservatorio finalizzato proprio a garantire l'espletamento efficace della funzione nomofilattica. E guardate, non è tanto, perché uno potrebbe dire, ma in definitiva l'ordinamento giudiziario è espressione di un regime non illiberale, viene inserito all'interno dell'articolo 68, per l'appunto, dell'articolo 65, la funzione nomofilattica, come si potrebbe ritenere, come tentativo in qualche modo di condizionare dal vertice la corruzione della giurisprudenza.
evidentemente non è così, c'è un'esigenza di coerenza del sistema che è chiaramente insita, che è stata colta addirittura nello Statuto Albertini, chiaramente insita nella esigenza di assicurare alla Corte di legittimità l'esatto espletamento delle sue funzioni, che è strettamente connessa quindi con l'attività del massimario. L'esigenza normofilatica alla quale non a caso si accompagna quella ratio anche di prevedibilità alla quale noi giudici italiani siamo da poco addetti. L'esigenza di prevedibilità delle decisioni giudiziarie è un'esigenza che da più tempo viene coltivata e viene predicata, come noi sappiamo, dalla giurisprudenza sovranazionale, dalla giurisprudenza europea. Ma è indubbio, come già sentito dire in precedenza, che l'esigenza di prevedibilità è una condizione di garanzia, direi quasi, anche dell'esigenza normofilattica, e viceversa, quindi reciprocamente intrecciate tra di loro, da un lato l'esigenza normofilattica e dall'altro l'esigenza di prevedibilità e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Tanto più importante in quanto naturalmente questa prevedibilità la si debba ricollegare alla decisione dell'organo di legittimità che orienta o dovrebbe orientare la produzione giurisprudenziale anche delle corti di merito. Come noi sappiamo poi il vincolo delle decisioni della Corte è però tanto più intenso quanto più appaia netto e coerente l'orientamento che viene espresso. Ed è anche, direi, in questo senso che si coglie l'importanza di un ufficio che attraverso le sue massime riesca a tracciare il filo continuo di quella stabilità, di quella progressione, di quella modificazione della giurisprudenza, tanto più come sappiamo noi oggi in un contesto di, direi quasi, alluvionale afflusso di ricorsi e di pronunce, la cui portata e il cui significato non sempre sono chiare. Anche qui si coglie dunque l'esigenza che vi sia un ufficio che in qualche modo riesca a tracciare un percorso razionale del filo delle pronunce della Corte di legittimità. Considerando tra l'altro che l'intensità del vincolo normofilattico è appunto proporzionale alla coerenza con cui la Corte esercita i propri poteri e alla chiarezza con cui esplicita le proprie ragioni. Significato questo che si coglie, direi oggi, in misura ancora maggiore per quanto riguarda il processo penale, ma come sappiamo in questo senso il processo penale non ha fatto altro che ricalcare una norma che era già prevista nel codice di procedura civile, che è quello del precedente vincolante rappresentato dalla decisione delle sezioni unite. Come sappiamo l'articolo 618, comma primo bis, ha inserito il precedente vincolante, cioè la necessità che quando una sezione semplice intenda discostarsi da una pronuncia delle sezioni unite debba necessariamente rimettere la questione alle sezioni unite, in tal modo quindi recependo all'interno del codice di procedura penale, come noi appunto sappiamo, una norma che già esisteva all'interno del codice di procedura civile, e questo rende ancora più importante, come voi potete capire, la funzione normofilattica, in questo caso non tanto o non direttamente tanto per le corti di merito, quanto soprattutto direttamente per le sezioni semplici della Corte di Cassazione. In questa maniera, quindi, accentuando ancora di più l'autorevolezza che inevitabilmente le pronunce delle sezioni unite devono avere, a coronamento, direi, del principio di normofilattica. Tutto questo, dunque, in qualche misura, io direi che evidenzia la lungimiranza con cui sia nel 1924 sia poi nel 1941, quando si trattò di stabilirne formalmente le strutture, si pensò appunto di istituire un ufficio destinato a collaborare per mantenere l'esatto osservanza delle leggi. Come è strutturato l'ufficio del massimario all'interno della Corte di Cassazione? L'ufficio del massimario è strutturato nel senso che si compone di due settori, di un settore penale e di un settore civile, che fanno capo a un direttore. Ogni settore poi, penale e civile, ha un proprio vice direttore e in ognuno di questi settori vi sono poi una serie di magistrati addetti alla massimazione. È un ufficio che fino a qualche anno fa aveva un organico che arrivava sui 37 magistrati, poi con l'implementazione che c'è stata in seguito di alcune modifiche recenti, tra cui quella del 2016,
si è arrivati a un organico attuale, comprensivo delle figure degli assistenti, di 67 magistrati. Dunque, un ufficio di un organico di un certo rispetto, che però in qualche misura è anche, deve anche coniugarsi col fatto che tra i compiti dell'ufficio di massimario non c'è, come voi sapete, soltanto quello della massimazione, anche se credo che, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, credo che per tutti quelli che intendano bene la funzione dell'ufficio, il compito principale sia quello della massimazione, ma ha anche altre funzioni che sono però tutte strettamente connesse alla, all'ausilio della funzione nomofilattica della Corte. Il compito, dicevo, istituzionale principale dell'ufficio di massimario è appunto quello della massimazione. Che significa massimazione? Significa innanzitutto che la massimazione richiede necessariamente come attività propedeutica innanzitutto lo studio e l'analisi della giurisprudenza di legittimità. Per studiare e per analizzare la giurisprudenza di legittimità bisogna leggerla. Fino al 2004 le sentenze della Corte di Cassazione venivano inviate unicamente su segnalazione dei presidenti delle sezioni, quindi diciamo che l'ufficio di massimario aveva una visione che era abbastanza parziale della produzione della giurisprudenza di legittimità, perché era condizionata appunto all'invio delle sentenze su impulso dei presidenti titolari delle sezioni. Dal 2004 questo non accade più, perché direi questo anche per accentuare ancora di più l'autonomia dell'ufficio di massimario, tutte le sentenze della Corte di Cassazione, ad eccezione per quanto riguarda il penale della settima sezione, che come sappiamo è la sezione che si occupa delle inammissibilità, tutte le decisioni delle sezioni della Corte di Cassazione, dalla prima alla sesta, vengono inviate all'ufficio del massimario. Quindi l'ufficio del massimario necessita evidentemente di una struttura in grado di recepire queste sentenze, di leggerle, di analizzarle e di individuare quello che è il compito propedeutico fondamentale rispetto all'attività di massimazione, individuare le sentenze che necessitano per l'appunto di un'attività di massimazione. Per poter far fronte a questo tipo di compiti, quindi l'ufficio è organizzato nel senso di prevedere per ogni sezione, lo dico perché questo magari può essere anche utile, naturalmente fatte le debite comparazioni, può essere utile anche per chi sia pure per il secondo anno si appresta a percorrere questa esperienza. È una struttura che innanzitutto è fondata sulla presenza di due magistrati per ogni sezione penale della Corte, due magistrati che sono addetti alla redazione delle sentenze. Le sentenze arrivano automaticamente, come dicevo, al massimario. La sezione ha un cosiddetto spogliatore. Spogliare le sentenze significa appunto leggerle, analizzarle. Lo spogliatore individua le sentenze che a suo avviso sarebbero da massimare, tenete presente che poi la decisione sulla necessità o meno, opportunità o meno di massimazione spetta poi sempre al direttore o al vice direttore per sua delega, però la prima, diciamo, il primo esame spetta in prima battuta allo spogliatore della sezione. Lo spogliatore, come dicevo, individua le sentenze da massimare e le trasmette, vengono trasmesse al vice direttore assegna poi queste sentenze per la massimazione periodicamente ai due magistrati addetti ad ogni sezione, i quali provvedono alla redazione. Una volta effettuata la redazione delle massime, queste passano al revisore, perché ogni sezione ha anche un revisore, che poi è lo stesso magistrato che in prima battuta funge da spogliatore delle sentenze. Questo magistrato è anche revisore, nel senso che quando poi la massima venga redatta passa alla revisione appunto dello spogliatore revisore, e infine vi è poi lo step, diciamo, finale, rappresentato dalla verifica da parte del vice direttore. E una volta passata la verifica, quindi c'è la pubblicazione della massima. Naturalmente, appunto, questa è una struttura che in qualche misura deve fare i conti non soltanto con l'attività di massimazione, come dicevo, ma appunto anche con gli altri compiti. Ci si rende conto come soltanto la completa e la tempestiva disponibilità delle decisioni della Corte fa sì, in sostanza, che soltanto l'ufficio del massimario sia in grado di avere una conoscenza sempre aggiornata della giurisprudenza della Corte, una conoscenza che nemmeno i consiglieri addetti alle singole sezioni della Corte possono avere, perché naturalmente
la visione dei consiglieri è pur sempre una visione limitata perché circoscritta normalmente all'ambito della propria sezione e non a tutte le sentenze della propria sezione, ma a quelle alle quali si partecipa nelle decisioni collegiali. Quindi la necessità anche di fare in modo che vi sia un ufficio apposito esterno al consigliere della Corte che sia deputato a massimare nasce proprio dal fatto che soltanto strutturandolo così, soltanto con questa conoscenza completa e diretta, vi può essere un ufficio che ha, come dire, il polso della giurisprudenza in misura tale da capire anche il flusso della giurisprudenza in quel momento, il senso delle decisioni della Corte in quel momento, ritracciare il percorso della giurisprudenza che la Corte sta in quel momento seguendo, di avvertirne le modifiche, di essere capace anche, come dire, di presagire quelli che possono essere i successivi cambiamenti. Quindi è un ufficio che non soltanto, come dire, prende atto della situazione di produzione della giurisprudenza, ma in qualche modo anche l'anticipa. E quindi è un ufficio che, come vedete, ha una funzione, direi, essenziale all'interno del funzionamento della Corte. Ed è un po' la ragione per la quale, peraltro, perché a volte ci si sente rivolgere la domanda e si dice: ma che bisogno c'è di un ufficio che massimi quando potrebbe essere benissimo il consigliere estensore a massimare la sua sentenza? La risposta è in parte in quello che ho già detto, cioè l'attività di massimazione richiede non tanto per l'estrazione del principio dalla sentenza, quanto poi per il riferimento ai precedenti giurisprudenziali, richiede per l'appunto una conoscenza tendenzialmente completa della giurisprudenza su quello specifico punto, su quello specifico principio di diritto adottato, e soltanto, ripeto, un ufficio del massimario che sia esclusivamente destinato a questo tempo pieno è in grado di cogliere. Questa è la ragione per la quale, quindi, direi con una decisione molto saggia, si è ritenuto appunto nel 2004 di fare in modo che tutte le decisioni della Corte venissero trasmesse all'ufficio del massimario. Ci si chiederà a questo punto qual è il criterio. Qual è il criterio? Poi torno un attimo sul discorso del reticolo dei precedenti, che per me è molto importante, perché a dispetto di quello che si potrebbe pensare, cioè di quello che immediatamente si potrebbe pensare, cioè ritenere che la parte più importante della massima sia il contenuto del principio di diritto che viene scritto, in realtà, a ben vedere, forse la parte più importante in realtà della sentenza, anche se della massima, anche se può essere una cosa sulle prime inavvertita, è in realtà proprio il reticolo dei precedenti giurisprudenziali, perché è quel reticolo che dà in qualche misura il segno del fluire e delle dimensioni, delle modalità del fluire della giurisprudenza. Per cui io mi sforzo sempre, quando parliamo con i colleghi, di cercare sempre di attirare l'attenzione su questo aspetto qui, la necessità di essere molto attenti all'inserimento corretto ed esatto dei precedenti, che servono non soltanto naturalmente a chi massima per capire anche in che solco interpretativo si inserisce quella pronuncia, ma serve soprattutto poi al lettore della massima, perché attraverso quei precedenti riesce a collocare esattamente la massima all'interno e la sentenza all'interno dell'indirizzo della Corte di Cassazione. Quali sono i criteri in base ai quali si decide che cosa massimare o che cosa non massimare? Sono criteri non così lasciati all'arbitrio del singolo massimatore, del vice direttore massimario, o tantomeno del massimatore. Sono criteri che noi troviamo innanzitutto scritti, perché scritti sia pure in bianco, diciamo così, perché l'articolo 26 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale prevede che i criteri per l'individuazione delle sentenze siano stabiliti con decreto del Presidente della Corte di Cassazione. Per fermarci negli ultimi anni, noi abbiamo avuto da questo punto di vista tre decreti del Presidente della Corte di Cassazione, del 91, del 92, anzi 4, 91, 92, 2004 e l'ultimo del 2011, che hanno fissato quelli che dovrebbero essere i principi da tenere in considerazione per massimare le sentenze. Li riduco all'osso per dare un'idea di quello che è il senso di quello che sto dicendo.
innanzitutto si parla dei principi giurisprudenziali inediti, quindi la prima, diciamo, cosa che poi in qualche modo viene avvertita dalla Corte di Cassazione anche attraverso il servizio novità, perché come voi sapete sul sito della Corte di Cassazione c'è anche un servizio di novità che serve a intercettare in prima battuta, quindi senza aspettare i tempi della massimazione, serve a intercettare in prima battuta i caratteri nuovi di una questione. Quindi il primo criterio è quello della necessità di massimare i principi giurisprudenziali inediti. Il secondo criterio è i principi giurisprudenziali già affermati e che siano tuttavia idonei a documentare la persistente conferma di quei principi, perché appunto la funzione della massima è quella di documentare, testimoniare, di documentare la permanenza o, come vedremo subito dopo, la non permanenza di un certo orientamento. Il terzo criterio, i principi giurisprudenziali che siano espressione di un indirizzo non uniforme, e questo naturalmente serve soprattutto per riuscire a cogliere il momento in cui sorgano indirizzi tra loro non collimanti, e questo serve o per consentire alla Corte in maniera consapevole naturalmente di riuscire a comporre quel contrasto, o viceversa per consentire e far sì che quell'indirizzo che ha ricevuto diverse letture possa essere poi, laddove il contrasto non si componga, rimesso alla valutazione, diciamo, della Corte nella sua massima espressione omofilattica, che è appunto la Corte a sezioni unite. E poi non bisogna mai trascurare il fatto che però, siccome il giudice penale è anche, tutto sommato, non vorrei essere travisato quello che dico, ma tutto sommato anche il giudice di legittimità è pur sempre un giudice che guarda al fatto, il quarto, diciamo, criterio è quello della massimazione di principi, la cui rilevanza risiede nella fattispecie affrontata dal giudice di merito. Perché poi spesso, questo ce ne rendiamo conto leggendo le sentenze e poi leggendo anche le massime che vengono estratte dalle sentenze, uno stesso principio può avere, e questo lo sappiamo tutti come giuristi e come operatori giuridici, lo stesso principio può avere una valenza diversa a seconda anche della fattispecie nella quale quel principio è maturato e alla quale fa riferimento. Per converso, quindi, se questi sono i criteri ai quali attenersi, non si procede normalmente alla massimazione di principi che invece siano assolutamente incontroversi. Noi abbiamo principi che sono pacificamente, diciamo, consolidati nella giurisprudenza della Corte, e quindi, salvo che non trascorra un determinato periodo di tempo abbastanza considerevole, sarebbe anche tutto sommato inutile continuare a massimarli, anche per evitare, secondo me, quello che è un effetto deleterio, diciamo, di una eccessiva massimazione, e che è quello di, in qualche modo, attenuare quella che è la funzione di autorevolezza della Corte di Cassazione. Massimare troppo e massimare tanto significa in qualche misura anche costituire i presupposti sbagliati, secondo me, per attenuare il necessario profilo di autorevolezza della Corte di Cassazione, soprattutto dove poi la questione debba approdare alle sezioni unite. Tenete conto che noi abbiamo normalmente la percentuale di massimazione delle sentenze della Corte di Cassazione si aggira tra, oscillante a seconda degli anni, ma insomma negli ultimi anni il trend è un po' questo, tra il 10 e il 12% delle sentenze. Naturalmente in questo non faccio riferimento a quello che è il maggior numero di sentenze che provengono dalla Cassazione penale, che è le sentenze che provengono dalla settima sezione, perché poi tra l'altro la settima sezione ha, diciamo così, dal punto di vista della massimazione una regolamentazione a parte, nel senso che nel discorso che facevo prima, che in qualche modo mi parlo di aver già incluso, le sentenze provenienti dalla settima non sono tutte mandate al massimario, perché ciò sarebbe sostanzialmente superfluo, ma vengono mandate soltanto, inviate soltanto quelle che il presidente del collegio ritenga sostanzialmente meritevoli di essere segnalate all'attenzione del massimario. Tenete poi conto, ovviamente questo è un principio che do naturalmente per scontato, ma è bene ripeterlo, l'ufficio del massimario poi, in ogni caso, a prescindere dalle segnalazioni che può ricevere, che non sono mai evidentemente vietate, ma
anzi spesso e volentieri sono ben accolte, che provengono dalle singole sezioni, l'ufficio del massimario però resta sempre autonomo nella decisione finale se massimare o meno. Il massimario è un ufficio di ausilio e al servizio della Corte di Cassazione, al servizio in particolare del primo presidente, ma è un ufficio dotato, come gli uffici giurisdizionali in generale, di una propria autonomia, e quindi ed è bene anche che la mantenga, perché in questa maniera, tra l'altro, si rende, come dire, più obiettiva anche la stessa attività di massimazione, per le stesse ragioni per le quali prima dicevo che sarebbe incongruo che la massimazione venisse affidata al consigliere estensore, al consigliere estensore della sentenza. Non si massimano poi, naturalmente, quelli che noi chiamiamo gli obiter dicta, cioè quelle affermazioni che non sono necessarie ai fini della conclusione adottata. Questi rilievi, queste affermazioni, poiché non sono pertinenti o non sono, strettamente attinenti al percorso argomentativo che la sentenza segue per arrivare a quella decisione, non vengono massimati, perché massimarli significherebbe introdurre, un elemento estraneo rispetto a quello che è il corretto percorso, non solo decisionale, ma anche evidentemente redazionale della massima. E tra gli obiter, quindi, probabilmente anche si possono includere quelle argomentazioni svolte, per mera competenza di motivazione ad abbondanza rispetto a quella che è la ragione essenziale della decisione adottata. Guardate che, faccio una breve parentesi, l'attività di massimazione è un'attività molto formativa, quindi io apprezzo molto il fatto che ci sia chi ha pensato a questa iniziativa, perché intanto è una formidabile palestra per l'utilizzo del linguaggio giuridico. Leggere tante sentenze inietta in chi le legge e in chi soprattutto deve vivisezionarle, perché poi l'attività di massimazione, guardate che è sostanzialmente un'attività di vivisezione della sentenza. Ci sono sentenze che devono essere vivisezionate per arrivare a una corretta attività di massimazione. E sembra, banale o per certi versi sorprendente dirlo, quindi sono due considerazioni che sono agli antipodi, ma l'attività di massimazione non è per niente un'attività facile. Se si vuole massimare correttamente un principio di diritto, è evidente, è stato già detto prima, ma è chiaro che la massimazione non può ridursi semplicemente, lo dico in maniera molto brutale, a un copia e incolla di una parte della sentenza. E l'attività di massimazione perché è difficile? Perché, ed è connesso anche qui in parte a quello che già si diceva prima, è una attività che necessita inevitabilmente di una contestuale interpretazione della sentenza. Non tutte le sentenze si prestano peraltro a letture univoche, di talché tra l'altro in questi casi, nei casi in cui la lettura della sentenza non sia univoca, non vi nascondo che a volte il dubbio che ha il massimatore e poi anche chi controlla la massima è quello se massimare oppure no, perché introdurre nella banca dati una decisione in cui non è esattamente univoco il percorso argomentativo che è stato adottato da decisione, significa potrebbe significare veicolare una decisione che poi, a seconda di come la si legga, può portare a esiti tra di loro addirittura opposti. Dicevo, l'attività di massimazione, che non è appunto per niente facile e che è un'attività soprattutto per certe sentenze delicate, ora infatti anche qui le debite proporzioni, stiamo parlando di sentenze di legittimità, ma è una considerazione che in teoria si può fare benissimo anche per un'attività di massimazione di sentenze di merito, è un'attività di vera e propria introspezione della sentenza, che serve non soltanto, per quello che dicevo prima, a chi fa la massima, ma anche, io direi, non so se su questo i miei colleghi, consiglieri della Corte siano d'accordo, ma anche chi ha scritto la sentenza, serve anche per chi ha scritto la sentenza, perché leggendo poi la massima che è stata tratta dalla sentenza, forse questo in qualche modo può orientare quello stesso estensore a riflettere
ancora meglio ulteriormente sul principio, e questo serve per la sedimentazione poi di quei principi nelle successive pronunce. Quindi è, come dire, un gioco circolare, insomma, la massimazione, da Corte di Cassazione a Massimario e viceversa. Quindi mi sembra anche questa una considerazione da tenere presente, quindi a maggior ragione, insomma, la vostra attività, la vostra iniziativa, mi sembra, la vostra idea, mi sembra molto, molto meritoria e molto, molto importante. Torno, mi scuso della divagazione, ma quello che stavo dicendo mi offriva il destro per poterlo dire, e mi avvio alla conclusione perché sto parlando, mi accorgo che sto parlando già da troppo tempo. Dicevo, la massima non deve consistere nella mera parafrasi della decisione, ovvero nella ripetizione della decisione con parole diverse o in un riassunto della decisione, ma deve essere espressione di una regola concreta e paradigmatica, in sostanza. Regola che deve essere considerata in occasione poi della decisione di casi simili e analoghi. In fondo, voi capite bene come l'attività di massimazione per certi versi non si possa ridurre a una mera attività informativa. Non è una mera attività informativa, è qualcosa di diverso. Se fosse, attenzione, perché se la massimazione fosse una mera attività informativa, oggi, e lo dico per la Corte di Cassazione, non avrebbe forse neanche più senso un'attività di massimazione che venisse, come dire, ritenuta importante soltanto per l'esigenza informativa. Oggi sarebbe tutto superfluo, perché noi sappiamo benissimo che dal 2004 tutte le sentenze della Corte di Cassazione nella parte motivazione sono tutte pubblicate. Questa è un'esigenza che si poteva porre in precedenza. Dal 2004 questa esigenza strettamente intesa non si pone più, se non naturalmente, perché noi sappiamo molto bene come non sempre i magistrati abbiano il tempo di andarsi a leggere sempre e comunque motivazioni di sentenze anche lunghe, quindi vi possono essere delle esigenze, diciamo così, di ragionevole durata della decisione, chiamiamola così, che spingono a guardare alla massima. Naturalmente sempre con molta attenzione, perché quello che poi noi sappiamo rappresenta il principio di diritto non è naturalmente la massima, ma è il principio di diritto affermato nella sentenza. Quindi sempre con molta prudenza e con molta cautela. Mi pare, ecco, poi sul resto sono cose forse meno interessanti, perché attengono ai compiti ulteriori del massimario, che però hanno poco a che fare, cioè hanno molto a che fare con l'attività di massimazione, ma dal vostro punto di vista mi rendo conto che servano di meno. E poi, casomai, se c'è tempo, tornerò anche su questi aspetti. Spero di non essere stato troppo, come dire, troppo disorganico nella mia esposizione, e di aver cercato di dare il senso, insomma, di quello che noi, di quello che l'ufficio del massimario un po' non sempre facilmente riesce a fare, e dell'importanza però allo stesso tempo che l'ufficio del massimario ha per la Corte di Cassazione, e dunque fatti i debiti confronti dell'attività vostra di massimazione, che la vostra attività di massimazione può avere per il giudice di merito, le cui sentenze andate a massimare. Vi ringrazio. Grazie infinite a lei, consigliere Andreazza. Io ho trovato la sua relazione molto, molto suggestiva e un'ottima introduzione al percorso che i nostri studenti si accingono a fare. Del resto, insomma, dobbiamo appunto prendere atto della complessità di questa operazione interpretativa che è sottesa alla massimazione, e lei ce ne ha dato uno spaccato molto, molto eloquente. Ovviamente nel nostro piccolo cercheremo di trarre spunto dalle indicazioni che ci ha fornito, e cercheremo di replicare in scala più ridotta e ovviamente con molte meno pretese quegli insegnamenti che sono poi il frutto di un'attività ormai consolidata e fatta appunto ad altissimo livello. Noi appunto cercheremo nel nostro piccolo di emulare quel modello e lo faremo ai fini già indicati, cioè garantire ai nostri studenti un'opportunità di formazione aggiuntiva e ulteriore e dare supporto a una meritoria attività avviata dal Tribunale e tesa a sistematizzare la giurisprudenza, almeno in alcune aree. A questo punto non mi resta che dare la parola
al collega Carlo Rasia, professore associato di diritto processuale civile dell'Università di Bologna, il quale ha il compito, diciamo, di raccogliere il testimone e al tempo stesso esaurire per quanto possibile questa presentazione e il tema che è oggetto di questo incontro. Dopodiché, ovviamente, gli studenti che vorranno potranno porgere qualche domanda, non so se i relatori potranno fermarsi, ma in ogni caso ricordo che le professoresse Gioia e Ruggero rimarranno a disposizione anche per domande pratiche relative al corso e al bando che è adesso collegato. Allora prego il professor Rasia, che ringrazio per essere qui con noi, di prendere la parola. Bene, grazie Presidente, grazie dell'invito. Ed obbligo ovviamente innanzitutto ringraziare la collega e amica, la professoressa Gioia, anche la professoressa Ruggero, per l'ottima iniziativa. Sono stato colpito quando mi è arrivato questo invito, perché un laboratorio giuridico sulla massimizzazione sarebbe un ottimo laboratorio da trapiantare anche a Bologna, ve lo confesso. Non so se vi copierò o riusciremo a copiarvi, bisognerebbe però fare una convenzione con il Tribunale di Bologna, però chissà che non possa essere anche un buon inizio, una buona idea anche da trapiantare, come vi dicevo, in tante altre realtà. Io mi occuperò oggi come civilista, come processuale civilista, in realtà di uno spaccato, cioè in realtà dopo aver anche ascoltato l'ottima relazione del consigliere Andreazza, non vi parlerò, come potete immaginare, poi del funzionamento dell'ufficio del massimario, non ne sarei in grado, non ne sono membro, quindi è anche difficile all'esterno capire poi quali sono veramente i criteri guida, perché questo è il problema, i criteri guida poi che conducono alla massimazione. In realtà io vorrei fare una riflessione e indagare i legami che ci sono tra la motivazione delle decisioni civili e la massimazione delle sentenze. Cioè il mio intento oggi è quello di dimostrare se le recenti riforme del processo civile si sono occupate di stabilire i nuovi modelli di motivazione delle sentenze e anche di modificare la struttura del momento decisorio, in particolare anche davanti alla Corte di Cassazione, abbiano in sostanza un effetto sulla selezione dei provvedimenti massimabili e quindi di conseguenza anche sulla costruzione delle massime di giurisprudenza. In sostanza vorrei come provare a dimostrare insieme a voi se questa nuova cultura, come è stata definita da alcuni, questa nuova cultura di fare sentenze, no? Si parla spesso di sentenze sintetiche, adesso poi lo vedremo, aiuta o meno nelle selezioni delle massime e in caso affermativo, ecco, cercare di capire in che modo. Allora, per cercare di soddisfare un po' e cercare di dimostrare questa tesi che ho solo abbozzato, ho pensato di organizzare il mio intervento su tre livelli. Il primo livello voglio esaminare cosa è cambiato sotto il profilo della struttura della motivazione della sentenza nel momento decisorio negli ultimi anni nel processo civile. E cercando tra l'altro anche di individuare che tipologia di motivazione oggi ci dobbiamo aspettare nel processo civile. Poi svolgerò un secondo livello, che cercherò di dar conto di quali sono, almeno da esterno, i criteri che conducono ai provvedimenti massimabili. In particolare, ovviamente, e su questo mi sono già preso degli appunti, farò riferimento ai criteri della Corte di Cassazione, perché sono quelli i criteri che almeno possiamo evincere con più certezza, avendo appunto un ufficio che è un'istituzione predisposta a fare questo. Come terzo livello cercherò di intrecciare i due precedenti piani, mettendo alla prova, come vi stavo dicendo, la tesi se la struttura della motivazione della fase decisionale può condizionare e in che limite la soluzione dei provvedimenti massimabili. Allora, parto dal primo livello.
Primo livello, come vi dicevo, ormai è abbastanza assodato, direi, che la motivazione delle sentenze ormai è sottoposta a modulazioni, a restrizioni. Certe volte addirittura abbiamo assistito nel processo civile addirittura a una potenziale eliminazione. Vi ricordo, se qualcuno magari non ne ha memoria, che nel 2013 fu avanzata una proposta di legge governativa, e fortunatamente però ritirata allora dal governo dopo un po' di mesi, secondo cui il giudice avrebbe potuto decidere i giudizi di primo grado solamente col dispositivo, corredato certamente da fatti, da norme, ma riconoscendo la possibilità di avere la motivazione solamente previa anticipazione del contributo unificato per il giudizio di appello. Era quella che veniva elaborata appunto dallo stesso allora progetto di governo come motivazione a richiesta, pericolosissima da parte di tutti gli studiosi del diritto processuale, perché immaginare un dispositivo senza motivazione, ma con una motivazione solamente rilasciata perché pago una tassa per l'appello, ovviamente voleva dire una lesione di uno dei requisiti previsti dalla Costituzione. Certo, però, questo ci dimostra un aspetto, cioè che sono un po' cambiati i tempi. Sono un po' cambiati in che senso? Che ormai la motivazione della sentenza, come simulacro processuale, come è stato definito, come inattaccabile suprema garanzia, in sostanza viene un po' meno. Ma vediamo un attimo di dimostrare se effettivamente è così. Ecco, sotto questo profilo, passiamo un attimo in rassegna alcune norme del codice di procedura civile. Tutti sappiamo che il codice del 1940 ha tradizionalmente diviso in tre i provvedimenti giurisdizionali: sentenza, ordinanza e decreto, prescrivendo e deputando alla forma della sentenza i provvedimenti che svolgono una funzione decisoria. Nel tempo, però, la penna del legislatore ha compromesso la linearità di questo progetto, di questo disegno, perché ha iniziato ad utilizzare per fini decisori anche la forma dell'ordinanza, giustificandola a volte per esigenze semplificative, giustificandola a volte per rispetto della ragionevole durata del processo. Basti soltanto pensare che per un'ottica semplificativa, per esempio, è stata avanzata nel codice di procedura civile ed è stata introdotta la figura dell'ordinanza post istruttoria, quella del 186-4. Quella stessa ordinanza che può essere potenzialmente sostitutiva di una sentenza definitiva. Ma pensiamo anche al caso dell'ordinanza che decide sulla questione di competenza. Ebbene, se decide solo sulla questione di competenza, ha la forma dell'ordinanza. Ma andiamo oltre. Pensiamo alle esigenze di ragionevole durata del processo, all'introduzione del rito sommario, all'ordinanza del 702 bis, che è un'ordinanza che è normale conclusione di un processo a cognizione piena, seppure questa è l'idea più affermata, con un procedimento istruttorio semplificato. Anche qui il provvedimento conclusivo è un provvedimento che ha la forma dell'ordinanza. Ma ancora, pensiamo all'ordinanza cosiddetta filtro davanti al giudice d'appello del 348 bis, che dichiara l'inammissibilità del ricorso. Beh, è vero che il legislatore qui parla di manifesta inammissibilità, ma in realtà si tocca la manifesta infondatezza. Quindi il contenuto di questa ordinanza non può essere lontano dal contenuto della sentenza. Alternanza dunque
ordinanza, sentenza non più chiara, non più con un tracciato rispettoso dell'inizio del codice del 40. Ma vado oltre, penso all'alternanza tra modello di sentenza e dell'ordinanza con diversità di modello decisorio che avviene davanti al procedimento, davanti alla Corte Suprema, dove si assiste a una differente modulazione tra i giudizi, che sono una minoranza, che hanno una valenza monomofilattica, che sono destinati a un'udienza pubblica e che hanno una decisione con sentenza, mentre la maggioranza, quindi il contenzioso più ampio, invece, è destinato alla duranza camerale non partecipata e il provvedimento decisorio ha la forma dell'ordinanza. Quindi, come vedete, qualcosa si è mosso e quindi si muove tutto anche nella prospettiva della motivazione. Ma il problema non è solamente della forma dell'atto, pensiamo anche alla struttura del momento decisorio. Pensiamo come dai più recenti dati normativi che cosa emerge? Emerge che fa da principe nel processo civile oramai il modello della decisione immediata a seguito di discussione orale, quella del 281 sexies. Bene, anche questa ha preso il sopravvento. È utilizzata non più come era stata concepita davanti al tribunale in composizione monocratica, ma è stata trapiantata d'emblée davanti al giudice d'appello, è stata trapiantata attraverso una legge che va a modificare la legge Pinto anche nel tribunale in composizione collegiale. Beh, è forse diverso qualcosa nella struttura, l'articolo 429 CPC, quello del processo del lavoro? Forse la struttura della sentenza del processo del lavoro non è la stessa del 281 sexies? La risposta è abbastanza evidente, ovviamente sì. Ma le riforme legislative non si sono fermate qui, perché abbiamo un altro percorso da considerare. Pensiamo al contenuto della sentenza e al contenuto della motivazione stessa, perché le riforme degli ultimi 20 anni hanno toccato il 132, che ha tolto dai requisiti della sentenza e dunque della motivazione lo svolgimento, per esempio, del processo. E ancora, il legislatore è intervenuto sul 118 disposizioni di attuazione, dove ha voluto rafforzare l'uso del rinvio ai precedenti conformi. Dunque ha collocato e ha riconosciuto una volta per tutte quello che la giurisprudenza riconosceva già un po' da tempo, cioè quello della motivazione per relazione, sia nella parte in fatto che nella parte in diritto. La stessa Suprema Corte, sulla scia modifica del 118 disposizione d'attuazione, ha voluto spingersi oltre. E probabilmente, come sapete tutti, la Suprema Corte è arrivata con una decisione del 2015 a sezioni unite a riconoscere quel fenomeno della motivazione cosiddetta a collage, cosiddetta taglia e incolla, come si usa dire oggi. Cioè, in sostanza, una motivazione che può fare il taglio e incolla degli argomentazioni degli atti di parte. In questo modo il giudice può evitare di spiegare i motivi per i quali abbia condiviso, per esempio, i rilievi sostenuti dalle parti, purché però evidenzi sempre la ragione della decisione. Il diritto vivente, e quindi sia da un lato la giurisprudenza, dall'altro i sempre più attuali protocolli tra i vari consigli dell'ordine e gli organi giudiziari, o ancora tra il CNF e la Corte di Cassazione, hanno elaborato quel canone che è stato riconosciuto come canone immanente nel nostro ordinamento, il cosiddetto canone di sinteticità e chiarezza dei provvedimenti. Ebbene, un passo avanti ancora in più. Nella motivazione
bisogna rispettare quasi fosse un'indiade quella sinteticità e chiarezza motivazionale. E beh, è un invito al giudice, ma dall'altro lato è un invito alla parte a redigere atti processuali sintetici e chiari. Beh, ma a tutto ciò si aggiunge, se diamo anche un'occhiata, il protocollo per la redazione degli atti, diciamo delle sentenze, scusate, della Suprema Corte. Le stesse Suprema Corte nel 2011 fa un protocollo nel quale invita i consiglieri estensori a una motivazione semplificata. E si aggiunge una motivazione semplificata, e qui è molto importante ai fini della nostra materia, perché per agevolare l'attività del massimario nella soluzione delle pronunce, guarda caso, da non avviare alla massimazione. Quindi, che idea di fondo abbiamo dopo tutto questo escurso? Beh, l'idea di fondo è l'impressione complessiva che possiamo respirare, è l'aria pesante un po' di un sistema giudiziario in affanno, gravato da un carico di lavoro straordinariamente superiore alle forze. Che tipo di motivazione ne viene fuori? Beh, ne viene fuori dai dati fin qui esposti una motivazione in un'ottica e una visione funzionalistica, io direi quasi una motivazione elastica, ben diversa dalla motivazione a cui eravamo abituati nel passato, cioè creata intorno a un elaborato un po' monostrutturale, autonomo, indipendente. La motivazione oggi può fare rinvio anche alle argomentazioni delle parti, anche a dei precedenti della Corte, soltanto enunciando. Allora, se è vero questo, la motivazione della sentenza non è più un componimento discorsivo autosufficiente, costruito in maniera completa, ma è più un testo sintetico, asciutto, strettamente essenziale. Come dice il codice, conciso, succinto. Continuo a non capire francamente la differenza tra succinto e conciso. Come legislatore, una volta in una norma utilizzi la parola conciso e una volta succinto. C'è qualcuno che si è anche dilettato con la Treccani, alcuni commentatori, per cercare di capire cosa volesse dire succinto e conciso. Francamente io non ci sono riuscito. A mio parere il monito è soltanto quello della sinteticità del provvedimento. Sinteticità del provvedimento al cui è speculare la sinteticità degli atti. Bene, quella che però ci dobbiamo aspettare in questa visione che possiamo definire funzionalistica sta nel fatto che la motivazione deve avere un'aderenza maggiore alla concretezza, al singolo caso risolto, proprio alle finalità stesse del caso deciso. E dunque la motivazione varia a seconda dell'obiettivo che il giudice si propone di perseguire e dunque della funzione che la stessa sentenza si trova a svolgere. E certamente in quest'ottica più ampia sarà la motivazione che svolge una funzione nomofilattica, meno ampia, sintetica, chiamatela succinta come volete, quando la sentenza non deve elaborare principi rilevanti. Allora, questa è la motivazione della sentenza che ci dobbiamo aspettare. Ma passiamo adesso al secondo livello, cioè quali sono i provvedimenti da massimare? Allora, come vi dicevo, io ho ascoltato quello che ha detto il consigliere Andreazza e ovviamente ho molto imparato su quanto riguarda la scelta dei provvedimenti massimabili.
È ovvio che qua stiamo parlando di massimazione delle sentenze di legittimità e dunque anch'io, per mia conoscenza, mi limiterò a riferire solamente delle massime della giurisprudenza dell'opera di massimazione della Suprema Corte. Allora, perché è importante massimare? Un po', in effetti, è emerso dalla precedente relazione, cioè sicuramente ci sono tre esempi che ci fanno rafforzare l'importanza della massimazione. Il primo esempio sta nel fatto, e qui il legislatore ci dà tre norme secondo me importanti. La prima norma sta nel 360 bis numero 1, che, come sapete, prevede l'inammissibilità del ricorso per Cassazione quando il provvedimento impugnato ha deciso una questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per modificare l'orientamento precedente. Qui il precedente costituisce nient'altro che una causa oggettiva di preclusione del ricorso. Secondo caso, il 374, che è l'equivalente, come abbiamo anche ricordato, tra l'altro, il consigliere Andreazza, del processo che ha un corrispondente nel processo penale, che prevede che le sezioni semplici devono rimettere alle sezioni unite se non condividono il principio di diritto affermato da quest'ultimo. Ma non solo, abbiamo quell'articolo, il 118, disposizione di attuazione, che prevede la possibilità del giudice di indicare le ragioni della decisione anche con riferimento a precedenti conformi. Dunque, questo comporta che ci sia una prescrizione che è valida per tutte le sentenze, che presuppone uno specifico dovere di conoscenza dei precedenti. Allora, su questa scia diventa fondamentale la corretta massimazione. E se diventa fondamentale la corretta massimazione, ovviamente è preliminare sapere che cosa sia massimabile. Allora, quello che io ho potuto evincere anche da un bel libro del consigliere Loredana Lazzicone sulle tecniche di massimazione è che i criteri guida che vengono utilizzati in particolare nel processo civile sono sostanzialmente gli stessi che ci diceva anche il consigliere Andreazza, cioè la difformità, per esempio, rispetto al precedente, se la decisione ha un nuovo principio di diritto o la conferma di un principio già affermato che, per esempio, però è passato del tempo ed è utile, per esempio, ripeterlo. Allora, accompagnato tutto questo dal fatto che se la questione deve essere risolta dalle sezioni unite perché c'è un contrasto di giurisprudenza o la questione di massima di particolare importanza, è giusto massimare. Se questi sono i criteri, facciamo una riflessione ai fini del nostro laboratorio giuridico sulla massimazione, anzi sul vostro laboratorio giuridico della massimazione. Questi potrebbero essere benissimo i criteri da utilizzare. Sono tutti criteri validi per essere utilizzati anche nel merito. Ecco, salvo forse l'ultimo caso che dicevo, cioè quello della questione che deve essere risolta dalle sezioni unite. Beh, quello non c'entra assolutamente niente nel caso del merito. Però sono tutti criteri guida che hanno un'ottima possibilità di utilizzo anche nel caso delle sentenze di merito, di una massimazione delle sentenze di merito. Allora, passo a questo punto al terzo piano. Come vi anticipavo, cioè voglio a questo punto intrecciare l'opera di massimazione, soprattutto della Cassazione, con quella della struttura motivazionale. Voglio un po' tirare di fila dei due piani che vi ho appena esposto. Allora, quanto ho detto fino adesso mette alla luce un risultato. Ovvero che, in effetti, la nuova e modellata struttura della motivazione, della decisione e del momento decisionale
condiziona non poco l'opera di massimazione e l'attività del massimario. Anzi, a mio parere, sembra proprio condurne gli esiti e condizionare il lavoro stesso dell'ufficio massimario. Secondo me, questo emerge da due fattori. Innanzitutto, e sto parlando ovviamente dell'opera di massimazione della Corte Suprema, la diversità strutturale che viene attribuita a monte dalla Suprema Corte del doppio binario, che vede l'ordinanza adottata nell'adunanza camerale, vuoi in sesta sezione o vuoi in sezione ordinaria, quale regola di percorso della maggior parte dei ricorsi. Mentre l'udienza pubblica e dunque della sentenza, i ricorsi invece che ricoprono quella particolare rilevanza, che hanno un interesse nomofilattico dunque, e che possono sollevare una questione di massima, di particolare importanza, che li porta alla decisione delle sezioni unite. Dall'altro lato c'è un altro dato importante, che i protocolli, e i protocolli in particolare della Suprema Corte, di utilizzare una motivazione sintetica. Si dice nei protocolli anche attraverso l'uso di modelli. Ma questa motivazione sintetica dove deve essere utilizzata per lo più? Beh, in sezione sesta e nelle sezioni ordinarie per i provvedimenti senza valenza nomofilattica. Dunque, incrociamo i due dati. Che cosa ne emerge? Che ne emerge che il nucleo forte della massimazione e dunque della capacità di assumere un ruolo di precedente giurisprudenziale, che è dunque quello di interesse nomofilattico, si avvia ad essere questo. Voglio dire, devono essere massimate in particolar modo le pronunce che hanno la forma di sentenza, che definiscono ricorsi trattati in pubblica udienza sia dalla sezione ordinaria che dalle sezioni unite. Allora, se è vero questo, la conseguenza qual è? La conseguenza è che l'ufficio del massimario non procede alla massimazione delle ordinanze della sesta sezione. E d'altra parte, a controprova, vi è il fatto che la sesta sezione, per protocollo della stessa sezione, deve rimettere alla sezione ordinaria se la questione ha valenza nomofilattica, se la questione è nuova, se per esempio vi è un contrasto in atto. Dunque, la mia impressione, e qui mi accingo veramente a tirare le conclusioni, è che il lavoro dell'ufficio del massimario trovi una strada più facilmente percorribile in forza dei nuovi modelli motivazionali e della struttura del modello decisorio. Dunque, già la Corte a monte aiuta e supporta l'attività del massimario selezionando le pronunce che sono da massimare perché di rilevanza nomofilattica. In un certo senso, permettetemi il termine, ma si crea quasi un fil rouge tra nuova struttura decisionale davanti alla Corte e il lavoro di massimazione. E in un certo senso è come se l'una ha bisogno dell'altro e viceversa. D'altra parte il precedente è fondamentale. Il precedente diventa parte della sentenza, 118 disposizioni di attuazione, parte degli atti processuali. Dall'altro lato il precedente, creato dalla massima, diventa filtro di ammissibilità dell'impugnazione davanti alla Corte Suprema, 360 bis numero 1. Allora, penso dunque che sia corretto, secondo me, dire che la nuova struttura del momento decisionale e della struttura motivazionale possa oggi veramente dare un contributo importante al lavoro. Un lavoro di estrema complessità, come ci ha detto il consigliere Andreazza, qual è quello dell'ufficio del massimario. Allora, ultimo punto, mi permetto veramente un punto finale.
tutti siamo abbastanza oggi relatori e chi ci ha introdotto convinti di una cosa, cioè che questo tipo di relazioni e questi tipi di conclusioni non abbiano soltanto un convegni, non abbiano soltanto un valore scientifico, ma soprattutto in questa sede abbiano un intento pedagogico. Perché siamo tutti d'accordo, penso, l'ho anche sentito dagli altri che mi hanno preceduto, che oggi cosa ne emerge? Ne emerge l'importanza di imparare a leggere le sentenze. Ed è importante imparare a leggere le sentenze ai fini dell'avviamento a tutte le professioni forensi. Imparare a leggere il testo sentenza. È importante imparare la difficile professione del giudice per chi vuole diventare un avvocato e che deve sapere leggere le sentenze. Deve estrarre correttamente i principi di diritto per poi utilizzarli, se favorevoli, a sostenere la propria tesi difensiva o, se contrari, per cercare di superarli. Dunque, benvengano questi laboratori. L'opera è più che meritoria, perché insegnano ad utilizzare gli attrezzi del mestiere, quello del difficile mestiere del giurista. E con questo vi ringrazio e vi ringrazio anche dell'invito e di questo momento di studio. Grazie infinite al collega Rasia per la bellissima relazione che ha appena terminato, piena di spunti. Lo ringrazio perché ha consentito anche a chi come me non è un addetto ai lavori, io non sono un processualista, di avere, come dire, un punto di vista, un punto di osservazione problematico, che è la cosa più importante, no, da fare quando si studia qualcosa. Dove stanno i problemi? Ecco, secondo me questa relazione ci aiuta a capire quali sono i problemi e la complessità non solo dell'operazione di massimazione, ma anche delle sue implicazioni che sono ben emerse appunto da questa relazione, quindi la ringrazio in modo particolare. Ne approfitto per chiedere ai partecipanti, non necessariamente solo gli studenti, se hanno domande ai relatori che hanno fornito due prospettive complementari, una diciamo di taglio più operativo, l'altra di taglio più teorico, se vogliamo, ma strettamente complementari tra loro, quindi dal punto di vista didattico direi che l'incontro sta funzionando molto bene. Allora chiederei a studenti e non, mettiamola così, se ci sono interventi, domande o osservazioni a commento degli interventi appena fatti. Nel caso sia così, chiunque vuole può prenotarsi prendendo la parola se una sola persona vuole rompere il ghiaccio, o altrimenti in chat segnalandomi la propria intenzione di intervenire. Temporeggio qualche secondo. Ecco, il professor Benincasa chiede la parola. E allora lascio a lui, il nostro docente associato di diritto privato, lascio a lui la parola per un primo intervento. Ovviamente pregherei tutti quanti di tenersi in 3-4 minuti da provare a fare tempi ragionevoli. Grazie. Prego, Mario. Allora, la linea è andata via proprio quando stavi dando il tempo dell'intervento, ma non ho sentito, ma comunque sarò brevissimo. Intanto un saluto ai relatori, al Presidente del Tribunale, al Dottor Lazzari, al magnifico Rettore e a tutti i colleghi e soprattutto agli studenti. Io non ho domande, ho solo una osservazione ed una provocazione. L'osservazione riguarda il tema degli obiter dicta. La Presidente Covelli ha richiamato alla mia memoria non le lezioni del professor Gorla, che io non ho potuto ascoltare, ma l'ho ascoltato in un convegno, ho avuto questa fortuna, ma le pagine del professor Gorla che mi hanno consentito fin da studente di comprendere chiaramente la distinzione tra massima e ratio decidendi, o meglio è obiter dictum. La massima, forse più che il principio di diritto, è proprio la ratio decidendi della decisione del giudice.
Io però credo che, soprattutto nell'ottica di un'attività di un'assegnazione delle decisioni di merito, che più che massime, come già stato detto da chi mi ha preceduto, devono attingere al risultato di essere dei report, proprio per valorizzare anche la specificità del caso sottoposto alla decisione, io credo che vada recuperato in questa attività anche il ruolo dell'obiter dictum. Lo dico per due ragioni di fondo. Intanto perché l'obiter dictum spesso è fecondo, perché non sarà stato utile ai fini della decisione, questo non lo sapremo mai, perché probabilmente il giudice nel decidere ha tenuto conto anche di ciò che ha pensato nell'obiter dictum, ma certamente non sarà rilevante sul piano, per esempio, del giudicato. Però è fecondo perché ci dice qual è la posizione del giudice rispetto ad un problema che potrà ripresentarsi in futuro. Ed è fecondo anche sotto un altro aspetto, perché è dotato a volte anche di un carattere originale unico, cioè potrà accadere che quello stesso principio magari noi non lo ritroviamo in una ratio decidendi, ma sarà utile nella prospettiva che la Presidente segnalava e che ci riporta anche ai contenuti del fantastico convegno che si è svolto qualche mese fa, ante pandemia, sulla prevedibilità della decisione e sulla calcolabilità giuridica. Quindi io credo che in un'attività di massimazione delle decisioni di merito non si debba tralasciare per principio l'obiter dictum, e che questo possa e debba essere valorizzato nella massima o quantomeno nel report che va ad essere confezionato. Le riflessioni rapide sulla prevedibilità e la calcolabilità mi portano alla provocazione, che vuole essere solo una provocazione. Ormai è entrato nel nostro linguaggio il concetto di decisione robotica. Quello che mi chiedo è se rispetto ad una decisione robotica si debba prospettare una massimazione robotica, oppure se sia immaginabile e, aggiungo personalmente, auspicabile una massimazione non robotica ma umana, che forse potrebbe consentire di restituire all'interprete la decisione attraverso la sua massima. Grazie. Grazie, grazie a te Maurizio, io poi darò la parola ai relatori, ma intanto vorrei raccogliere un altro paio di interventi da due colleghi di Dipartimento. Il professor Riccardo Gualdo può prendere la parola e poi Carlo Sotis. Grazie Presidente, non so se mi sentite, spero di sì. Dunque, io cerco di essere cinto sintetico, insomma. Intanto un ringraziamento a tutti per la bellissima iniziativa. Ho imparato tante cose e ho preso molti appunti. Soltanto due considerazioni. Si è parlato molto, io mi presento, sono storico della lingua italiana, quindi non esperto e non giurista. Non esperto di cose giuridiche se non marginalmente, e ho preso molti appunti, qualche considerazione molto rapida. Il professor Rasia concludeva il suo intervento invitando a una buona lettura della sentenza, ma tante sollecitazioni sono venute sulla buona scrittura delle sentenze, cioè sulla capacità di apprendere il linguaggio giuridico, palestra del linguaggio giuridico, ha detto, se non ricordo male, il consigliere Andreazza, quindi la massimazione come palestra di scrittura e di competenza del linguaggio giuridico, e poi la collega Ruggeri ha accennato anche alla utilità del riassunto, che è un esercizio di scrittura basilare a tutti i livelli. Quindi la mia considerazione da linguista è sulla estrema importanza di questa attività di massimazione come momento di
crescita della competenza anche di scrittura, non soltanto di lettura, certamente di lettura, ma anche di scrittura. E a questo proposito mi permetto di segnalare, per chi è interessato, alcuni di voi lo sanno già, che stiamo seguendo un progetto di ricerca nazionale sulla chiarezza degli atti processuali. Nella linea che è stata evocata, ricordata dai relatori, della sinteticità e chiarezza che dovrebbe riguardare tutte le scritture, ma in particolare le scritture giuridiche, le scritture pubbliche sono estremamente importante che siano chiare e sintetiche. Quindi un ringraziamento e un augurio di trovarci presto a parlare di queste cose in laboratorio, cioè in presenza, non soltanto a distanza. Grazie mille. Grazie molto Riccardo, è l'auspicio di tutti e grazie anche per il richiamo che trovo molto sano alla chiarezza del linguaggio che è precondizione per una possibilità di interpretazione, come dire, quantomeno legata al dato linguistico che, se lineare, riduce senz'altro i margini di opinabilità che residuano in capo all'interprete. Quindi quella è la prima regola, senz'altro, per garantire un po' di stabilità e certezza in più. Lascio la parola al collega Carlo Sotis. Grazie Presidente, intanto complimenti vivissimi anche da parte mia alle colleghe, amiche care, Gina Gioia e Rosa Ruggero per questa felicissima iniziativa, alla Presidente Covelli, ai due relatori, il consigliere Andreazza e il professor Rasia per i loro interventi, davvero, come dire, su cui ho imparato molto. Anche io, come dire, seguo il filo di Maurizio Benincasa, il professor Benincasa, per una piccola provocazione, nel senso che l'attività di massimazione della Cassazione, che è ormai molto sapiente, ha una sua tradizione, una sua conoscenza, io credo, e qui la provocazione, che la sfida di una massimazione nel merito sia ovviamente di imparare da tutta quella riflessione, ma anche provare, soprattutto perché è la massimazione di una giurisdizione di merito, a trovare il sacro graal della massimazione, provarci almeno il merito. Vedo che annuisce la Presidente Covelli e la cosa, come dire, mi tranquillizza e quindi mi permetto di andare avanti, premesso che sono un penalista, quindi io faccio riferimento a quello che succede in penale e credo di avere... Alcuni di voi hanno già capito dove voglio andare a parare. Il sacro graal della massimazione è cercare, indipendentemente dalla qualificazione dei fatti che dalla norma, come è ovvio che sia, di provare a massimare i fatti, che vuol dire per sottoclassi di fatti che finiscono all'interno di una fattispecie. Tutti noi abbiamo ben a conoscenza di fenomeni di letture di massima che diventano diritto vivente, addirittura diritto vivente inoppugnabile alla Corte Costituzionale, formatisi però su classi di fatti che sono usciti ad esempio per nuove modifiche normative. Ecco, un laboratorio che è appunto tale, cioè un laboratorio sulla massimazione davanti a un tribunale di merito, credo che può essere veramente il luogo, la punta di diamante per andare a provare a fare questo lavoro difficilissimo, perché è chiaro che massimare i fatti in una certa misura, indipendentemente dalla qualificazione normativa, vuol dire riqualificare i fatti, trovare degli altri criteri di classificazione dei fatti. Ma sappiamo tutti che nella circolazione del precedente il rapporto con il fatto è essenziale e questa è la questione oggi, credo personalmente, da consumatore di testi giuridici e di visioni giuridici, uno dei punti essenziali nel rapporto tra massima e decisione che viene massimata. E comunque grazie e complimenti moltissimi a tutti. Grazie molte anche a Carlo. Non so se i relatori a questo punto vogliono, se non ci sono altri interventi, io non vedo segnalazioni o richieste di intervento, non so se i relatori vogliono rapidamente chiosare su questi interventi, attendo indicazioni dal consigliere Andreazza. Sì, Presidente, sì. No, volevo soltanto intervenire su due punti, grazie perché poi sono anche delle riflessioni. Ovviamente bisognerebbero di altri approfondimenti. Beh, certo, qua il problema di tutto, ma questo lo sanno bene chi gestisce poi il laboratorio giuridico sulla massimazione, sta sempre nel fatto di individuare le linee guida. Allora, se sia o no possibile una massimazione robotica,
ma non lo so, io ho tutte le mie, sapete, le mie incertezze sulla anche prevedibilità o meno, come si dice, delle decisioni su questo punto. Speriamo di continuare ancora, che le persone umane appunto si possano non solamente, solamente incontrare, perché vi dico, mi sarebbe fatto, avrei avuto molto piacere di trovarvi tutti, insomma, in presenza, ecco, non, quindi certe cose, ecco, si risolvono e si decidono anche molto meglio in presenza. Per questo, per quanto riguarda la massimazione robotica, sugli obiter dictum, sì, certo, probabilmente anche certe volte massimare qualche obiter dictum, qua bisogna capire però se l'obiter dictum è stato consapevole oppure no, perché poi il problema degli obiter dictum è sempre questo. Ecco, su quanto riguarda, diceva il professor Gualdo, invece, sulla competenza linguistica, in effetti ormai quello che si sta facendo avanti è il canone di sinteticità e chiarezza dei provvedimenti. Come ho detto nella relazione, cioè qui cosa vuol dire sinteticità e chiarezza? Sembra proprio un'idea di vengono messi insieme sinteticità e chiarezza. Ma come è abbastanza sodato in ambito processuale, cioè la chiarezza è come si fa a dire che è un atto, o sanzionare processualmente un atto perché è chiaro o non chiaro? La chiarezza, come dice qualcuno, si impara a scuola, ecco, non è che si può sanzionare un atto inammissibile perché non chiaro. Quell'avvocato scrive così, quel magistrato scrive così, e cosa ci possiamo fare? Mentre forse qualcosa ci possiamo fare sotto il profilo della sinteticità, e allora i due concetti, sinteticità e chiarezza, non è detto che vadano cosiddetto a braccetto, potrebbero essere ben distinti l'uno dall'altro. Sulla sinteticità, allora, è ovvio che il canone di sinteticità, anche qui, come lo vogliamo misurare? Cioè, che cos'è che è sintetico, succinto, conciso? Perché, ripeto, il legislatore, poi, all'utilizzo di questi termini, che ho capito che vogliono dire sono termini che mirano tutto alla brevità delle decisioni, alla brevità degli atti. Ma ho capito, qual è la sanzione se per esempio un magistrato non fa una sentenza sintetica? L'unica sanzione che si potrebbe ipotizzare qual è? Il fatto del magari avere meno valutazione eventualmente, sull'idoneità di progressione di carriera. Dall'altro lato, quale sarebbe la sanzione invece per l'avvocato che non utilizza la sintesi? Che cos'è l'inammissibilità del ricorso, che ricade ovviamente sul cittadino? Sappiamo bene che ci sono protocolli degli uffici giudiziari che vanno a penalizzare quando l'avvocato non utilizza la sintesi. Ancora di più, pensate, forse lo sapete anche meglio di me, nel processo amministrativo. Nel processo amministrativo invece si dà un tot di pagine per il ricorso. Se si supera quel ricorso, cosa fa? Il giudice non legge. Ho capito, questo c'è una norma ad hoc nel codice sul processo amministrativo. Nel codice di procedura civile non c'è ad oggi nessuna sanzione, c'è qualche tribunale di merito, ecco, che per esempio sanziona con la condanna alle spese processuali. Vogliamo dare il 96,3 anche d'ufficio se superiamo il coso, ma direi che appunto sia una, secondo me, una soluzione non secondo me percorribile. Ecco, quindi diciamo che sotto questo profilo poi ci sarebbero tante altre cose. Il rapporto, poi l'ultimo di professor Sotis, il rapporto tra massima e decisione, ecco, è un rapporto difficilissimo, è quello che ho cercato anch'io di mettere in, è un rapporto che però, ecco, in quell'ottica, in quella visione che ho cercato di dare, è un rapporto che si sta un po' semplificando, a mio parere, proprio per la struttura decisionale. Ecco, con questo mi fermo, Presidente, ovviamente. Grazie molte. Non so se il consigliere Andreazza vuole a sua volta aggiungere qualche parola. Purtroppo ho sentito in maniera molto disturbata e quindi ho colto pochissime parole. Mi è sembrato, correggetemi se sbaglio, mi è sembrato di capire a un certo punto che più di uno di coloro che sono intervenuti hanno
come dire, avviato una riflessione sulla possibilità della massimazione anche degli obiter. È così? È così? Cioè è stato detto questo? Mi sembrava di aver colto che, sì, che sì, qualcuno... Sì, sì, sì. La provocazione allora io, del collega Bene in casa mi pareva sì, riassumibile sì, nei termini che ha detto. Sì, sì, perché purtroppo, ripeto, ho sentito molto male, però su questo io, non tanto per, come dire, per ossequio a quelli che sono i criteri direttivi che la Corte comunque si è data anche su questo aspetto, quanto per ragioni di carattere sistematico continuo a conservare un po' di perplessità, perché intanto bisogna distinguere tra obiter e obiter. A volte vi sono sentenze nelle quali gli obiter, diciamo la verità, sono clamorosi, nel senso che sono obiter che sono affermazioni che non solo si discostano da quello che sarebbe il percorso interpretativo adeguato e logico per giungere a quella conclusione, ma sono affermazioni che talvolta si discostano addirittura dai motivi di ricorso, cioè in qualche misura colgono l'occasione per affermare principi che non sono connessi neppure ai motivi di ricorso del ricorrente. Ciò significa in pratica che in qualche misura andare a massimare obiter di questo genere significherebbe in qualche modo prescindere addirittura dal principio devolutivo e creare, come dire, una sorta di idea per la quale il giudice di Cassazione alla fine in realtà non sia un giudice. Il giudice di Cassazione è comunque sempre un giudice, quindi è un giudice di impugnazione che, anche se particolare naturalmente, ma un giudice di impugnazione che è vincolato al principio devolutivo. Ora, prescindere un po' da questo aspetto è, credo, un po' pericoloso, perché, e mi riallaccio al discorso che avevo fatto prima, può introdurre affermazioni che la cui esattezza, la cui congruità può essere correttamente valutata, io credo, soltanto se rese, per l'appunto, in conformità rispetto a quello che è il percorso logico-argomentativo della sentenza. E questo sempre guardando poi sempre lo scopo della massimazione, che è un'attività che non può discostarsi comunque dal riferimento necessario al fatto, stiamo parlando di penale naturalmente, io non mi spingo a parlare di massimazione civile che non è, credo, esattamente la stessa cosa. E quindi questo è un po' il motivo per il quale io credo quelle indicazioni che ha anche dato sempre il primo presidente si sono sempre mantenute su questa linea, e quindi forse questa è anche la ragione per la quale, con un atteggiamento di doverosa prudenza rispetto anche alla necessità di evitare, come dire, principi che possano poi impegnare consapevolmente, soprattutto consapevolmente, altre sezioni, quindi tanto più alla luce del fatto che, come abbiamo visto, anche nel penale ormai c'è il precedente vincolante, diciamo, delle sezioni unite. Insomma, questo ragionamento, che pure in astratto potrebbe anche essere condivisibile, però potrebbe avere poi degli effetti non particolarmente fisiologici e corretti sul funzionamento del sistema e sulla corretta interpretazione delle affermazioni che la Corte di Cassazione fa. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, purtroppo non sono riuscito a sentire molto l'intervento del professor Sotis, che mi sarebbe piaciuto, del professore di storia della lingua italiana, non il professor Sotis, perché adesso non mi ricordo il nome, ma insomma, anche perché sentivo molto male, purtroppo, confermo che sentivo molto male. Mi sarebbe piaciuto comunque sentirlo molto, perché io sono convinto. Riccardo Gualdo. Sì, professor Gualdo. Sento molto male anche al professor Gioia, ma ho colto professor Gualdo, sì. E dico, mi è piaciuto non sentire bene il suo intervento, perché secondo me una delle cose più belle, devo dire la verità, insomma, una delle cose più belle connesse all'attività di massimazione è quello di cercare di fare un lavoro che anche dal punto di vista linguistico
io mi rendo conto che la perfezione esiste e non esisterà mai, non è di questo mondo, ma cercare di cesellare una massima, nel senso di usare anche dal punto di vista linguistico i termini più appropriati, è una sfida bellissima, è una delle cose più belle secondo me, lo dico con molta convinzione questo, una delle cose più belle dell'attività di massimazione, cioè cercare di rendere un prodotto che non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista linguistico, sia, come dire, tendente alla perfezione. E tutto questo di fronte poi all'affascinantissimo argomento dell'uso della lingua italiana nelle sentenze giudici italiane, quindi anche nelle sentenze della Corte di Cassazione, insomma, e dell'impostazione delle sentenze, perché sono sentenze, purtroppo leggendo la sentenza della Corte si ha l'impressione che non ci sia un'impostazione ben definita, insomma, ci sono sentenze che usano un'impostazione molto, vorrei dire, chirurgica, molto, molto specifica, molto circoscritta, ci sono sentenze che invece anche dal punto di vista dell'impostazione sono molto divaganti, insomma, sono stili, io credo, molto diversi. Il compito del massimario, io non dico che possa essere quello, che sarebbe molto e troppo ambizioso, di riuscire a ricondurre ad unità queste tecniche anche argomentative ed espositive soprattutto diverse. Ma forse uno dei compiti insiti implicitamente nel massimario potrebbe essere anche questo, incoraggiare la Corte di Cassazione, sto parlando della Corte di Cassazione perché altrimenti sto al massimario, ma insomma questo è un discorso che vale per tutti i giudici anche di merito, incoraggiare, come dire, a un linguaggio il più possibile uniforme da questo punto di vista, mi rendo conto, insomma, che sto molto divagando, ma insomma è uno anche degli aspetti molto belli della tipa di massimazione. Tutto qua. Forse ho detto cose che c'entrano poco con quelle che sono state dette prima, ma ripeto, sentivo molto male. No, grazie al consigliere Andreazza per queste ulteriori, come dire, riflessioni sul tema del quale abbiamo parlato oggi pomeriggio. Io a questo punto vorrei capire se ci sono ancora ulteriori interventi e se no forse possiamo lasciare agli studenti la parola, qualora gli studenti non avessero però domande sull'oggetto specifico delle relazioni, ma solo di tipo organizzativo rispetto allo svolgimento del laboratorio e al bando e alle borse relative al bando, allora forse prima di procedere a questi chiarimenti potremmo salutare i nostri ospiti e ringraziare tutti i partecipanti a questo incontro che è stato molto, molto istruttivo per chi come me si interessa meno di questi temi, ma che da studioso di aspetti giuridici legge continuamente sentenze e si interroga anche sulla difficoltà di scelte di interpretazione e massimazione che sono collegate. Quindi a questo punto colgo l'occasione per rinnovare il ringraziamento e i saluti non solo a chi è di casa come il rettore Ubertini e il direttore Ricci, ma anche alla presidente del Tribunale Covelli, al presidente della Fondazione Carivit, dottor Lazzari, e ai nostri relatori, il consigliere Andreazza e il professor Rasia. Ringrazio ovviamente tutti gli altri partecipanti, anche gli studenti, forse soprattutto anzi gli studenti, per l'interesse che hanno dimostrato per questo tipo di iniziativa. Li invito a rimanere collegati per uno scambio più ravvicinato, nonostante la distanza, con le due docenti che terranno il seminario. Grazie ancora a tutti. Grazie mille a tutti e buona serata e buon lavoro a tutti, grazie. Grazie ancora, dottor Lazzari, grazie. Grazie infinite, professor Savino, è stato davvero un seminario molto interessante, ricco di stimoli e di spunti. E soltanto qualche flash, se me lo consente. Certo. Ho trovato stimolante anche a parte queste bellissime e interessanti relazioni del consigliere Andreazza e del professor Rasia, ma ecco qualche flash sugli interventi fatti anche dopo. Il professor Benincasa ha accennato alla decisione robotica, cioè in realtà
In realtà il problema della giustizia è quello di essere appunto in affanno, quindi è ovvio che gli strumenti poi di tipo predittivo sono sempre più allo studio per aiutare questa giustizia in affanno. Allora, ci sono già degli algoritmi allo studio, e c'è un collega particolarmente predisposto a questo, che è il dottor Claudio Castelli, che presiede la Corte d'Appello di Brescia, che ha allo studio una utilizzazione di algoritmi proprio al fine, diciamo, della prevedibilità. Ora, la mia personale posizione, qui c'è stato anche un bel convegno da ultimo proprio presso l'Università della Tuscia, organizzato dal professor Ruggeri e dal professor Calabrò sulle decisioni robotiche. Ma insomma, diciamo, la conclusione era quella che gli algoritmi possono aiutare il giudice, però ecco, non ancora sostituirlo. Grazie allo stimolo anche del professor Gualdo, in realtà con la Gina Gioia e con Rosa Ruggero già stiamo pensando ad uno studio, ad un approfondimento, perché no, ad un protocollo, ma a questo punto con gli avvocati, e di cui oggi non abbiamo sentito gli avvocati parlare, ma ecco, gli avvocati svolgono un ruolo assolutamente importante. La redazione degli atti processuali è di tipo più sintetico e chiaro, è un fatto culturale, non è dunque un problema di sanzioni quanto, diciamo, formarsi ad una diversa, più chiara e sintetica redazione degli atti, tanto più che, come sapete, siamo alle prese con un processo civile telematico che imporrà, ancorché gradualmente, dei criteri di redazione degli atti processuali, ecco, diciamo, collaborino con questo tipo di processo telematico. Quindi questo è uno stimolo molto interessante. E grazie anche al professor Sotis, perché io penso che questo laboratorio, che nasce davvero dall'idea di Gina Gioia e di Rosa Ruggero, abbia in sé la sfida di elaborare dei criteri di massimazione dei provvedimenti di merito. Quindi è molto interessante il paragone con la struttura già collaudata del massimario, e quindi è il primo confronto, ma certamente, ecco, anche l'idea di elaborare dei criteri di classificazione dei fatti, di cui parlava il professor Sotis, è uno stimolo molto interessante. Io quindi, ecco, ringrazio davvero ancora il professor Savino, che ci ha condotto in questo bel percorso, in questo bel confronto, e soprattutto, ecco, saluto i ragazzi e gli studenti, e siamo pronti ad accoglierli in tribunale. Arrivederci a tutti. Grazie infinite, Presidente. Allora, io, se non ci sono ulteriori considerazioni e riflessioni a margine di questo incontro, io rinnovo i ringraziamenti a tutti i partecipanti, a tutti i relatori, a tutti i colleghi, dottorandi e magistrati che sono intervenuti, nonché alle colleghe che hanno promosso l'iniziativa, e le lascio in compagnia degli studenti che vorranno porre loro domande sul prosieguo di questo percorso che abbiamo oggi così bene avviato. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie Presidente. Grazie a molti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille, sono Jacqueline Visconti, la linguista, e ci tenevo a salutarvi e ringraziarvi. Grazie. 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 A questo punto vedo che il numero di partecipanti si sta fisiologicamente riducendo, e immagino che a questo punto saremo rimasti in compagnia essenzialmente degli studenti. Se è così, allora forse Gina... Studenti e laureati, penso. Studenti e neolaureati. Laureati e dottorandi.
Ciao Francesco, ciao Luigi. Simone anche ci dovrebbe essere. Io vedo solo chi ha la telecamera accesa, credo. Sì, infatti adesso. Va bene, insomma. Ok. Ci siamo. Sì, sì, ci sono, saluto tutti. Ciao Simone. Ciao Simone. Allora, a questo punto direi che salutiamo anche il dottor Iannibro, che ringraziamo per aver partecipato. E a questo punto direi che lascio la parola a voi, Dino e Rosa, se voi gli onori di casa. Va bene, grazie. Io vi saluto a mia volta e vi ringrazio. Ciao Mario, grazie. Mario, grazie. Ciao. Buon lavoro. Grazie, a presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Bene. Gina, che facciamo? Lasciamo la parola a loro. Voi, sì, facciamo, chiediamo cosa, cioè chiedeteci quello che volete sapere. Uno alla volta, se magari chiedete la parola io vi... Chi vuole intervenire? Niente, vabbè. Ci siete? Ci siete, sì? Forse allora, possiamo dare noi qualche indicazione. Sì, vai, comincia tu Rosa, vai. Dunque, il bando dovrebbe essere la prossima pubblicazione. Gina, credo che abbia tu il microfono. E dicevo, il bando è di prossima pubblicazione e come avete saputo, insomma, vi abbiamo più o meno informati dei termini del bando medesimo. Ci saranno delle borse di studio, 4 dedicate al penale, poi mi pare 5 al contenzioso civile, 2 al diritto del lavoro, altre 2 in materia di locazioni e ancora in materia di diritto fallimentare. Chiaramente a seconda del settore in cui vi vorrete cimentare vi sono delle richieste di esami sostenuti, quindi per esempio per il penale, per massimare le sentenze di diritto e procedura penale è richiesto di aver sostenuto l'esame di diritto penale 1 e procedura penale con un voto minimo di 25 e con una media di almeno 25. Considerate che la votazione è omogenea per tutti i settori, quindi anche per esempio per il contenzioso civile, dove per esempio è richiesto di aver sostenuto diritto privato 1, mi pare, Gina. Ma su questo sarà più precisa la professoressa Gioia, e diritto processuale civile si richiede una votazione pari o superiore al 25 e una media pari o superiore al 25. Nel bando sarà chiarito che potrete scegliere appunto il settore in cui vi vorrete impegnare, quindi sarete voi a domandare di impegnarvi nel settore penale, nel settore civile, nel diritto del lavoro. Dunque noi la prossima settimana partiamo con i primi 2 incontri in cui parleremo delle tecniche di massimazione. Lunedì mi pare alle 9 c'è l'incontro dedicato alla massimazione delle sentenze civili e invece il 14 alle 15 incontreremo la dottoressa Tripiccione per studiare le tecniche di massimazione delle sentenze penali. Quindi ci vedremo già dalla prossima settimana per intanto cominciare a studiare le modalità attraverso le quali si massimano le sentenze. E sapete che quest'anno grande parte del percorso sarà un percorso a distanza e quindi troveremo la modalità più opportuna
nel momento in cui partiranno i tirocini per consentirvi di poter lavorare. Mi pare, ma su questo la professoressa Gioia tra un attimo sarà più precisa di come possa essere io, mi pare che per gli studenti si stesse pensando ad un rinvio dell'inizio del tirocinio, visto che adesso siamo in prossimità della sessione di esami. Invece probabilmente riusciremo a garantire un inizio più rapido per i laureati, quindi per i laureati che dovessero volersi cimentare nell'attività di massimazione, che dovessero risultare vincitori delle borse di studio, verosimilmente riusciremo a garantire un inizio del tirocinio prossimo, ecco, perché ovviamente per loro non si pone il problema della sessione di esami. Per i laureati, dicevo, il bando sarà aperto agli studenti, nei termini che vi ho detto, e ai laureati. Qualcuno oggi mi scriveva per chiedermi laureati da quanto. Laureati da 2 anni. Quindi per la verità stiamo ancora definendo il momento a partire dal quale si andranno a calcolare i 2 anni. Potrebbe essere dal momento della pubblicazione del bando, potremmo prendere come punto di riferimento l'anno accademico. Questo lo stiamo verificando. Comunque 2 anni, quindi i neolaureati, quelli che si sono laureati negli ultimi 2 anni. Per i laureati si chiede che ci si sia, che il titolo sia stato conseguito con una votazione non inferiore al 105. Ovviamente, in presenza di una pluralità di domande, terremo conto di chi ha conseguito un titolo migliore, quindi con una votazione migliore, e terremo conto sempre per i laureati anche della media degli esami. Questo è più o meno il bando, quindi questo è più o meno il contenuto del bando. E chiedo a Gina di intervenire, perché non so se ho dimenticato qualche passaggio, e forse Gina tu puoi dare qualche dettaglio in più per quanto riguarda le borse di studio che si riferiscono ai settori civilistici. Allora, io vi dico adesso questa cosa appunto delle borse di studio nei settori civilistici, poi se avete delle domande fatecele pure, perché magari abbiamo dimenticato di dire qualcosa. Dunque, avremo allora 4 punti in materia penale, poi sto leggendo qui la bozza di bando, 2 borse in materia di lavoro e previdenza, per queste si richiedono gli esami di diritto privato 1 e 2, diritto del lavoro, diritto processuale civile o l'esonero di diritto processuale civile. Poi 2 per materia fallimentare esecuzione forzata, e questo diciamo che in prima battuta sarà dedicato agli studenti di economia. Poi se non ci dovessero essere studenti di economia entrate voi. Perché mi sembra che oggi non ci sia nessuno studente di economia che ci ascolta. Poi abbiamo una borsa in materia di locazioni, e per questo è richiesto diritto privato 1 e 2, diritto processuale civile o l'esonero di diritto processuale civile. Sempre il voto minimo, come già diceva la collega, è 25 trentesimi. E poi 5 borse per il contenzioso civile in generale. Anche qui diritto privato 1 e 2, diritto processuale civile o l'esonero del diritto processuale civile. Quindi questi sono i dettagli per le singole borse. Poi non so se volevate sapere, la borsa sapete è di 700 euro, questa è stato scritto, hanno scritto i giornali e tutto, quindi forse lo sapete. Quindi 14 in tutto, i criteri ve li ha detti la collega. Quante sono le ore? Ecco qua, l'hai detto Rosa, mi sembra? No. Allora, che cosa si richiede? Vediamo un po' qua se trovo, così sono più precisa.
criteri e modalità per la selezione. Abbiamo scritto qua. Allora, 130 ore. 130 ore, che ovviamente, vista la situazione, potrete svolgere da remoto. Poi le 130 ore le conteranno in tribunale, non le dobbiamo contare noi. Quello che dovete fare con noi, oltre a quello che avete già fatto oggi, sono i due prossimi incontri, quello di lunedì e quello di giovedì. E credo che tutti voi avete ricevuto già l'invito. Se qualcuno non l'ha ricevuto, mi scrivesse che glielo mando. Lunedì è alle 9 e giovedì alle 3. A che ora è giovedì, Rosa? Non mi ricordo più. Alle 15.30. Alle 15.30, ok, va bene. Quindi queste sono, è quello che dovete fare. Il bando noi lo stiamo, lo stiamo sollecitando, e speravamo oggi di darvi qualche una notizia più certa, ma purtroppo non dipende da noi, e noi l'abbiamo insomma, una bozza di bando l'abbiamo fatta, per cui non lo so perché cosa, evidentemente hanno molto arretrato, molte cose da fare, quindi ancora non ci hanno dato così. E il dottor Calvigioni, che l'anno scorso ha già dato una mano importante ai nostri studenti, quando insomma si sono nella massima azione, si è reso disponibile anche quest'anno, quindi non so Simone se vuole dire qualcosa oppure no. E poi se avete domande, se no Rosa, cosa volevi dire? Sì, volevo semplicemente dire, cioè, io credo che il bando arriverà tra poco, e ci sono stati dei tempi tecnici adesso determinati dalla situazione che ben conosciamo, però mi pare che oramai i passaggi che si dovevano fare sono stati fatti, quindi credo che si tratti di poco. Peraltro, insomma, per gli studenti probabilmente è poco significativo, visto che il tirocinio, come dicevo, verosimilmente dovrebbe cominciare dopo la sessione di esami, più avanti. Invece, ecco, forse c'è un maggiore interesse per i laureati, che potrebbero iniziare subito, e però ecco, mi sentirei di dire che in tempi contenuti il bando arriva, quindi non vi preoccupate, si tratta di aspettare ancora poco. Dunque, voglio dare la parola prima a Federica del Gaiso e poi a Veronica Dalleva. Dunque, Federica, prego. Sì, grazie. Vorrei fare una domanda in merito a quello che ha detto adesso riguardo all'inizio posticipato per gli studenti. La scadenza del bando sarà però uguale per sia i laureati che per gli studenti, o noi potremo beneficiare del voto degli esami che faremo a giugno e a luglio? E chiaramente bisognerà possedere i requisiti nel momento in cui si fa domanda. Ok, quindi la scadenza sarà comunque uguale nonostante l'inizio sia posticipato. Sì, perché il bando sarà unico. Okay. Il bando sarà unico, e quindi semplicemente cambierà appunto la modalità di svolgimento del tirocinio. Perfetto, grazie. E do la parola a Veronica Dalleva. Salve, salve professoressa, mi sentite? Sì, ah, intanto grazie per questa opportunità. Io casualmente non frequento, però andando sul sito dell'università ho visto di questa opportunità, e la professoressa Gina Gioia mi ha mandato l'invito ed è stato veramente molto interessante, quindi grazie. Mi piacerebbe fare questo laboratorio molto, però volevo sapere, perché non so praticamente nulla al riguardo,
Quindi è necessario partecipare a questo bando per partecipare al laboratorio o il bando è solo per il tirocinio? Non ho capito. Allora, il laboratorio prevede comunque una parte in tribunale, quindi una componente del laboratorio si svolge in tribunale attraverso la forma del tirocinio. Il laboratorio serve a qualcuno per conseguire i crediti formativi, quelli extra, diciamo, 8-10 a seconda dell'anno di matricolazione. Per chi partecipa soltanto a questi studi, quindi non accedendo alla borsa di studio, si prevede appunto questa parte in università che poi si sostanzia nell'incontro di oggi e nei prossimi due che faremo la prossima settimana, e poi 30 ore di tirocinio in tribunale con questa modalità a distanza che dovremo programmare. Invece vince la borsa di studio, dovrà garantire un tirocinio in tempo di 130 ore. Quindi sostanzialmente i due percorsi sono due percorsi che si sovrappongono, salvo che chi vince la borsa di studio deve fare più ore di tirocinio, deve assicurare chiaramente più ore di tirocinio, una maggiore attività di massimazione. Consideri anche una cosa, che probabilmente parteciperanno al bando anche persone che non hanno bisogno di crediti formativi e che lo fanno solo ed esclusivamente per accedere alla borsa di studio, perché hanno interesse a questo tipo di attività. Spero di essere stata... Mi dica, prego. Carissima, ci sono per caso limiti di età per la borsa di studio? No, non mi pare che siano previsti, vero Gina? No. Il laboratorio ha un costo, professoressa? No. No, va bene, quindi per iscriverci, cioè se io adesso già volessi dare la mia adesione, cosa devo fare? Guardi, può scrivere a me o alla collega e noi la inseriamo, perché abbiamo già programmato gli incontri per la prossima settimana, noi la inseriamo nell'elenco delle persone che parteciperanno ai prossimi due incontri, e dopodiché comunque sarà vostra cura ovviamente dare notizia a tutti coloro che avranno partecipato alle prossime, diciamo, sessioni della pubblicazione del bando, che comunque troverete anche sul sito dell'università, ovviamente vi sarà data adeguata pubblicità. Perfetto, grazie mille. Grazie. Grazie a lei, grazie. Dunque, ha già risposto via chat la professoressa Gioia, c'era qualcuno che ci chiedeva i testi delle relazioni, la professoressa Gioia ha registrato, quindi troveremo il modo di mettervi a disposizione il video. C'è qualche altra domanda? Dunque, c'è Agnese Faggiani: quando si aderisce al bando bisogna scegliere un solo settore o si possono mettere più di una preferenza? Io ritengo che possiate indicare più di una preferenza, magari sì, lo diceva la professoressa Gioia, magari segnalate l'ordine decrescente, che so, contenzioso civile prima e poi a seguire. Qualche altra domanda? Gina, dobbiamo dire qualcos'altro? No, non credo che dobbiamo dire nient'altro, anche perché ci sono domande. Ok, allora. Allora, il tempo, se vuoi rispondo io. Vai, il tempo ve l'ho gestito un po' voi con il tribunale. E Camilla Paradisi mi sembra che già la conoscono bene in tribunale, quindi insomma con i giudici ci parla e se li gestisce queste ore, se le gestisce lei, non è un grandissimo problema. I miei studenti mi avevano chiesto di posticipare perché quest'anno abbiamo iniziato più tardi, e quindi io ho parlato col dottor Ianigro, che
molti di voi conoscono, con molti di voi ci hanno pure lavorato ed è ovviamente molto molto disponibile. Alessia Bastianelli chiede gli studenti che hanno già partecipato, certo che possono partecipare, anzi nel caso di parità di merito hanno anche una preferenza quelli che hanno partecipato l'anno scorso. Evangelistella, sì, potete sentire anche il giudice referente, sentite sempre anche il dottor Ianigro perché poi è lui che coordina per non creargli problemi, però sì, certo, potete sentire anche il giudice referente. Intanto dovete fare il bando, quindi questa è la cosa importante, aspettiamo che esca, guardate voi, guardate sempre il nostro sito, nei prossimi giorni uscirà e vi, poi ovviamente se entro lunedì esce, lunedì all'incontro con lunedì ci sarà la dottoressa Paola Dovidio, che è un giudice del massimario molto brava, è venuta pure l'anno scorso, forse qualcuno di voi l'ha già vista l'anno scorso, che tiene anche un corso sulla massimazione alla sapienza, quindi è bravissima ed è contentissima di tornare a fare questo laboratorio con noi e quindi se ovviamente se ho notizie abbiamo notizie lunedì ve le daremo o giovedì insomma appena ce l'abbiamo ve le diamo, ma voi tenete sempre d'occhio il sito, questo possiamo dire. Allora se ci sono altre domande, altre cose che volete sapere, altrimenti chiudiamo il collegamento. Volevo solo dire, chi non è stato invitato, perché io ho già mandato gli inviti sia per lunedì che per giovedì, cioè gli altri due giorni che dovete fare con noi, scriveteci così vi invitiamo per avere l'accesso ai due incontri. Volevo dire soltanto una cosa, Gina, e riguarda soltanto l'incontro di giovedì prossimo. Forse, insomma, sto valutando di utilizzare invece che questa piattaforma Meet, la piattaforma Zoom che noi utilizziamo anche per fare lezione. In ogni caso, io ho gli indirizzi mail di tutti i partecipanti, per cui se dovessimo prevedere questa trasmigrazione su altra piattaforma, ovviamente vi farò sapere e vi invierò il link a cui vi potrete collegare. Ma questo magari ve lo dirò anche lunedì, perché sarò anche io presente all'incontro organizzato dalla professoressa Gioia con la dottoressa Dovidio. Magari oltre al dottor Calvigioni possiamo coinvolgere il dottor San Vitale per il penale. Se si offre volontario possiamo affidargli un compito, visto che sta lì, lo vedo. Anche io ovviamente nel caso volentieri la professoressa. Insomma, vediamo, insomma, c'è anche Francesco D'Amosso che ha partecipato anche l'anno scorso al laboratorio della massimazione e che si è laureato in una tesi sulla massimazione, insomma, se vuole potrà dare una mano, se ne ha voglia, ma lo valuteremo. Okay. Buonasera professoressa, buonasera professoressa Ruggero, io do la mia disponibilità fin d'ora per un eventuale coinvolgimento, come le ho già detto, grazie molte. E buonasera professoressa Gioia. Grazie per... aspetti che rispondo. Grazie, sì, è acceso il microfono. Grazie per la disponibilità, grazie a tutti. Com'è andata? Dateci una valutazione sincera però, non tanto. Niente, no, non vi esprimete. Vabbè Gina, proprio così, ma... No, è vero, sì, io sono sempre così. Sono sempre ottimista. Ottimista che i nostri studenti sono sinceri quando gli facciamo domande, invece no, mai. Non rispondo. Per non essere insinceri. Ecco, Veronica Dallè, va benissimo, è stato molto interessante. Ok, va bene, grazie.
Va bene, perfetto. Allora vi ringraziamo molto. Secondo me è andata molto bene. Abbiamo avuto 80 collegati sempre. Il momento più basso è stato 70, per cui ritengo che sia stato un successo, anche perché il tema non era un tema di dominio pubblico, cioè un tema anche un po' di nicchia. Quindi, insomma, mi ritengo soddisfatta. Non so tu cosa ne pensi, Rosa. Sì, sì, sono contenta, sono molto contenta anche io, anche perché credo che effettivamente le persone collegate fossero lì, perché tramite quegli altri che abbiamo dato, c'era qualcun altro che diceva, perché mi faceva delle osservazioni tramite WhatsApp, e quindi era collegato in altra maniera che noi non riuscivamo a controllare, quindi direi che insomma il numero è stato sicuramente un numero importante. E d'altra parte, insomma, il tema sì, era un tema un po' di nicchia, però è un tema molto interessante e come dire, il bando, evidentemente le borse di studio attirano. Bene, allora, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere questo incontro, e quindi Gina, ci vediamo lunedì alle 9. Ci vediamo lunedì alle 9. Con i miei studenti ci vediamo grazie. Domani. Grazie. Arrivederci. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao Simone. Arrivederci, professoressa. Arrivederci a tutti. Ciao Francesco. Ciao.